non so se anche a livello dirigenziale, però cambieremo minimo 10 giocatori l'anno prossimo. C'è da capire lì anche cosa ti inventi per sostituire 10 giocatori, visto comunque che le disponibilità non sono elevate. Questo poi, ma ne parleremo, ripeto. Se non hai un'area scouting importante diventa difficile. Nel frattempo, signor Max, dalla Francia hanno iniziato con le riprese, non so da lei. In Francia mi provo a collegare con DAZN, vediamo se... Allora Max, io vado con YouTube perché stiamo quasi per iniziare. YouTube va. Ma, numero uno, signor Max, numero uno. Allora mi deve fare il pronostico però, perché lei mi ha detto prima sensazioni negative. 1-1, vuole andare a leggere le formazioni, io gli passo la schermata delle formazioni. Allora, le formazioni ufficiali, ragazzi, partiamo da quella dell'Inter, che la so, quella della Cremonese non ce l'ho sotto. Allora, l'Inter con Onana, e ci sta, Darmian, Acerbi e Bastoni, quindi Acerbi torna titolare dopo la partita, ecco, numero uno, dopo quella di lunedì, dove giocava De Vrij. Sulle fasce Dumfries e Di Marco, torna Dumfries e oggi sono curioso, ripeto, di vedere soprattutto la prestazione di Dumfries. A centrocampo Roberto Gagliardini, che giocatore, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, ragazzi, doveva venire per fare 5-6 partite in una stagione, sta facendo più partite lui che tutta la rosa dell'Inter, anche questo poi ce lo spiegheranno, e in attacco Dzeko e Lautaro Martinez. La Cremonese invece, la grande e irreprensibile Cremonese, gioca con Carnesecchi, Bianchetti, Kirikes, Vasquez, Sernicola, Benassi, Castagnetti, Mete, Valeri, Okereke e Ciofani. Mamma mia, ragazzi, che qualità poi, tra l'altro. Mete è quello del Toro giocava. Ah, ok, perfetto. Sì, giocava Ciao, Benji. Benji dice Cremonese Inter 1-2, lui di solito ci becca con i pronostici, eh. Speriamo, quindi Benji, se ci vogliamo fidare di Benji. 1-2 Cremonese. Allora, signor Max, siamo pronti. Io sto guardando... la schermata della formazione dell'Inter in questo momento, non so lei. No, sono proprio fuori ogni contesto, vado a vedere un attimino, perché avevo avuto problemi con DAZN fino a oggi pomeriggio con la partita del Toro, sono riuscito poi velocemente a vedere il secondo tempo, tra l'altro partita clamorosa il secondo tempo del Toro, cioè... Poi vedendo anche l'Empoli, cioè, rammarico. Comunque, non voglio neanche pensarci. Sono le formazioni, io caro. Ragazzi, se segna Gagliardini, sicuro fa qualche esultanza polemica, tipo che si sentisce qualcuno. Sì. Tra l'altro oggi notizia, così, trapelavo dalle letture dei quotidiani, il possibile ritiro a fine anno di Handanovic. Tra l'altro, la cosa curiosa, non so se... Si legge che Handanovic si avvicinerebbe alla carriera da allenatore, no? Ti faccio una domanda, magari la chiedo. Dove ce l'hai il carisma per fare l'allenatore, Max? Quello che lo volevo dire, nel senso, io lo vedo bene anche come magari un preparatore dei portieri, c'è cioè un uomo con... Ma sì! Ma allenatore, mi sembra una roba... Boh, sono io che sono troppo... Poi per carità, a me è sempre piaciuto come portiere, a parte gli ultimi anni che comunque è andato in declino. A me è un portiere che all'Inter mi dava garanzie. Ripeto, tralasciamo l'ultimo periodo che probabilmente ha deluso un po' tutti. Però sostanzialmente Max, a me... Io con lui, soprattutto nell'ultimo periodo, sono stato un po' ingeneroso, ma perché davvero vedevo un Handanovic e mi dispiaceva vederlo così. Ecco, mi dispiaceva vedere Handanovic così. Però lui l'allenatore non lo può fare. Cioè, sì, lui può fare tutto tranne che l'allenatore. Mi sembra strano anche a me, nel senso che comunque, ripeto, è una cosa che un po' mi ha lasciato evidentemente... Probabilmente volendo rimanere in quell'ambiente. Sai chi mi fa paura della Cremonese, un giocatore che non segna mai, la loro punta è... Ciofani! Sì. No, dai, se ci facciamo giocate segnare da Ciofani, Max. Ciofani e le grandi parate di Carnesecchi, ragazzi. Ma però guarda, Carnesecchi è un bel portiere, grazie Max per il follow. Carnesecchi è un bel portiere, perché devo dire... Ma Ciofani, dai, non scherziamo neanche. Allora, signor Max, ci siamo quasi, no? Guarda, è importante vincere per tanti motivi, perché la prossima, non so se lei lo sa, ma la prossima è il derby.
La prossima è il derby. È una partita che conta veramente poco quest'anno. Il derby. Ma come conta poco? Se perdiamo il derby prendi una batosta che non viene neanche in Champions. No, vabbè, ma quella batosta del derby sarebbe stato perdere il derby di Supercoppa, secondo me. No, adesso non puoi neanche farti i conti, non andiamo in Champions, capito? Perché... Ma perché ormai lo scudetto è andato, hai un margine, non hai margine sulle quarte, le quinte, alla fine abbiamo detto che ce ne vanno 3 su 5, no? Te l'andrai a giocare fino alla fine. Io non vedo l'Inter che possa staccare le altre o le altre che stacchino l'Inter, sostanzialmente questo. Quante sconfitte abbiamo? 6 o 7 adesso? 6, grande Eri. Io penso che, non dico che se va bene ne fai altre 6, ma io penso che tutto sommato nel girone di ritorno ti deve andare bene, 4 sconfitte le fai. Ma non è che le altre siano tanto meglio. A te ti ha preso davvero la malattia di Fra, eh? No, io sono tranquillo. Guarda, sono estremamente tranquillo. Però... che non vedo, non posso essere ottimista vedendo le cose che vedo ogni domenica. No, ok, no, non va bene. Cioè, ragazzi, ma il quarto posto, l'anno scorso la Juventus è arrivata quarta e ha fatto 70 punti, no? Quest'anno il quarto posto si raggiunge. Ma tu sei bravo a fare senti un attimo. Quest'anno il quarto posto si raggiungerà 66-67 punti. Sei d'accordo con me? Sì, più o meno ci sta, sì. Oh, non dobbiamo fare 66 punti? Cioè, davvero siamo così imbranati da non fare 66 punti? Le squadre sono schierate nel centrocampo, penso che ci sia... Minuto di silenzio, è vero, per... e ci uniamo anche noi al minuto di silenzio. Beh. Poi voglio sentire due parole su Tavecchio, perché oggi si è schierato in maniera piuttosto netta. E sì. Non l'ho capita quella sua uscita, sinceramente. Non l'hai capita? Commentiamolo l'uscita su Tavecchio. No, la mia è stata una battuta sulle banane, se vi ricordate Tavecchio fu quello... che parlò di banane nei confronti di un giocatore di colore della Lazio, no? Però io posso essere d'accordo con Fra. No, sai Fra cosa ha detto? Una cosa che io su Tavecchio, vabbè, ho un pensiero diverso da quello di Fra, però lui ha detto, quando siamo usciti dal mondiale lui è stato l'unico che ha avuto la decenza la mattina dopo di dire me ne vado. Sì, ma lui insieme a Gravina e compagnia bella è stato comunque uno di quei personaggi che hanno portato al male del calcio. Personalmente, il calcio in declino negli ultimi 30 anni bisogna purtroppo, comunque io non ce l'ho con la persona che non conosco, ma bisogna mettergli dentro anche lui, delle nefandezze micidiali. Il calcio italiano negli ultimi 30 anni è una roba che non si può guardare a chiunque l'abbia amministrato, perciò, per carità, dispiace per l'uomo, però cioè, non è che ho un grande ricordo di Tavecchio, cioè... C'è Vasquez che prega in questo momento, non so se anche tu hai la preghiera di Acerbi. Anche tutti che pregano, ragazzi, che questa prega. Partita le facciamo pregare un po' tutti. Noi, se può mettere l'ambiente stadio, le saremo... Subito, ma questo è altro, perché noi ora andiamo in clima partite, allora andiamo con l'ambiente stadio. Mi dici che, come sei messo? Io c'ho Cialanoglu adesso. Sì, va bene. Ci siamo. Ci siamo ragazzi, stiamo per partire, si parte con il girone di ritorno, obiettivo 38-39 punti per arrivare al quarto posto, quindi da ora in avanti ogni giornata cercheremo di scalare un po' di punticini, sperando che oggi possano essere già 3 in meno all'obiettivo. Fa strano da dire, ma ora il nostro scudetto deve essere il quarto posto ragazzi, perché senza quarto posto l'anno prossimo è meglio che neanche ci iscriviamo al campionato. Partiti. Per chi volesse seguirci, abbiamo la possibilità in questo momento di trasmettere sia su Twitch e anche su YouTube, ovunque ragazzi, siamo presenti diverse, animate, cose, trick e track e bomba a mano. 0-0, si parte. Beh, è strano che si parte con lo 0-0, di solito si parte con un risultato diverso. Ciao Davide, salutiamo anche Davide da YouTube. Grande Davide. Guarda l'auto. Nel frattempo che l'allarga subito, Inter prova ad essere pericolosa con Dumfries, vediamo se la prova a mettere subito in mezzo, la mette in mezzo, prende, allora ragazzi c'era una persona davanti, a volte io ti giuro, invidio l'abilità, perché questa è un'abilità, non sto scherzando, sono serio, perché quando c'è solo una persona davanti, tu la prendi puntualmente vuol dire che sei abile. Ma ragazzi, adesso l'hai visto, era azione di contropiede bellissima, apertura per Dumfries praticamente da solo. È andato con la falcata sua e su quello... Minchia, c'aveva soltanto un avversario davanti e è riuscito a prendere. Comunque, Mkhitaryan in questo momento si destreggia bene e si riparte con bastone. Diciamo che
è ovvio, è passato un minuto, però siamo partiti con il giusto atteggiamento, no? Di una squadra che vuole bravo aggredire, quello stavo dicendo, vuole aggredire l'avversario. Quello che non hai fatto con l'Empoli, esattamente certo. Il contrario di quello che abbiamo fatto contro l'Empoli, inspiegabile tra l'altro, avevi avuto 5 giorni di riposo, vabbè. Questo è l'Inter, è indecifrabile. Attenzione a Lautaro che si gira benissimo, ragazzi. Bellissimo. 1-2 con Dzeko. Prova il tiro, Edin Dzeko ribattuto. Ma c'è Carciofo, ragazzi, che forse è in fuorigioco. Vediamo. Calcio d'angolo. Come ti sembra? Quando è bello? Quando è bello Ballardini? Ma no, quando è bello Ballardini, ragazzi? Ballardini è un predestinato. A me è sempre piaciuto come lei. Dove arriva lui... E si risolve i casini. Lui è abile a fare dei miracoli, però sì. Quest'anno, ripeto, alla Cremonese non è che serve un miracolo, serve qualcosa di più. Calcio d'angolo nel frattempo, ragazzi, vediamo con Çalhanoğlu alla battuta. Çalhanoğlu che la mette in mezzo, però stacca il difensore della Cremonese Vasquez. Vediamo se riusciamo a recuperare un altro calcio d'angolo. Io sono indietro rispetto a te. Io sono 16, allora, 17, no. 18, 19, sì? 20, 21, 22, 23. Ok, 24. Bello contare, ragazzi. Contate insieme a noi che ci siamo. Vabbè. Guarda, Valeri, siccome noi ora bisogna andare a prendere queste persone qui, Max, perché quella è la disponibilità. È un bel giocatore, il problema è che poi magari è come il Bellanova di turno che viene all'Inter e si caga addosso nelle mutande ogni volta che giochi, questo è il vero problema. Allora è assodato che comunque spese folli non se ne farà più e non ne farà più nessuno, ragazzi, difficoltà atroci, nei prossimi giorni andremo a vedere le tabelle di mercato nei vari paesi europei. No, meglio che non le vediamo perché... C'è una moria davvero... impressionante, si diceva anche l'altro giorno, attenzione, che bisogna essere veramente bravi nei prossimi anni a fare scouting. Ma veramente bravi. In questo, attenzione a quello che dico, in questo secondo me una società è avvantaggiata rispetto alle altre e questa è l'Atalanta, perché lo ha sempre fatto ottenendo magari risultati che per loro erano risultati massimi col quarto posto. Adesso invece che le grandi società si troveranno a dover fare questo, saranno impreparate. Occhio, tu dici cosa vuol dire? Non mi stupirei che nei prossimi anni, che ne so, ci sarà, potrebbe essere per 2 anni consecutivi vince l'Atalanta lo scudetto. Ma Max, allora, ora, concetto, parte di scherzi, la Juve rischia grosso, ora Serie B o non Serie B, la Juventus l'anno prossimo deve smantellare, è assodata questa roba. L'Inter non si sa che fine farà. Il Napoli comunque non è una squadra che può aprire un ciclo vincente, la stessa roba il Milan comunque è una proprietà, l'abbiamo visto anche a gennaio, che si sono fatti dei problemi a mettere 5 milioni in più sul piatto per Zaniolo, comunque questo ti fa capire che non è che hanno chissà che ambizioni. Seguiamo qui il cross, nel frattempo con Di Marco però... Colpo di testa di Acerbi che finisce sulla traversa. Qui ci può stare questa roba qui, magari di qualche squadra outsider che possa vincere lo scudetto. Sì, sì, così no. Come ci sta il fatto che meglio. Anche lui deve iniziare a fare un po', a comprare un po' di giovani. Invece noi cosa facciamo per sostituire Gagliardini? Che poi ragazzi, cioè, ripeto, al posto di Gagliardini mi va bene chiunque, davvero mi va bene chiunque, però ancora con Pereira, cioè giocatori ultra trentenni. Che sì, ripeto, Gagliardini, Pereira, attenzione qui alla Cremonese, nel frattempo bellissima chiusura di Dumfries. Pereira è più forte di Gagliardini, io non voglio dire che Pereira non è più forte di Gagliardini, ma richiamiamo Fabiana se proprio noi non conosciamo nessuno. Ma richiami, sono d'accordo con la tua filosofia, no? Ma alla guida tecnica di chi? Dovresti andare a cambiare, a rivoltare un po' tutto, abbiamo capito. Ma che Max, glielo si dice Inzaghi, puoi. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare tu con l'anno prossimo? Attenzione qui, seguiamo questo lancio lungo di Bastoni, però bella chiusura da parte di Vasquez. Ma lui 5 minuti, ragazzi. Farebbe giocare, no, se tu gli dici ti prendiamo Fabian o Pereira, lui ti dirà tutta la vita Pereira. Cioè capisci, dove vai a impostare la costruzione di una squadra con obiettivi nuovi, che per carità... Noi abbiamo visto che anche con Mazzarri lo stadio a 70.000 lo riempivi anche contro il Catania. Cioè non è un problema di ambiente. Attenzione Max. Scusa Max, vediamo questa azione qui con Di Marco che la prova a mettere in mezzo, però bravissimo Vasquez a sventagliare. Questo Vasquez è già la terza palla che recupera. Bravo Gagliardini, qui c'è da dire che recupera palla. Proviamo a ripartire con Çalhanoğlu. Sai cosa mi sembra? Sai che partita mi sembra? Non, quale? A livello di diciamo apertura. Mi sembra lo stesso inizio che l'Inter ebbe, no, se ti ricordi, quella partita maledetta a Bologna. L'Inter fece un quarto d'ora incredibile, dove si porta anche in vantaggio con un gol di Pema. Un quarto d'ora veramente bello, forse uno dei più bei
intermezzi di tempo dell'Inter. Attenzione Lautaro che intanto prova il dribbling. Finta contro finta, mamma mia, bellissima qui Lautaro. Calcio d'angolo ragazzi, dai, dai comunque che ci siamo. No, è vero, quella partita l'Inter partì benissimo. Alla grande, allora, a parte il gol, davvero partì benissimo. Seguiamo questo calcio d'angolo ragazzi nel frattempo, salutiamo tutti gli amici di YouTube nel frattempo che sono collegati. Di Marco sulla battuta, ciao Loris, noi purtroppo non possiamo vederla ma la commentiamo insieme. Prova a metterla in mezzo Di Marco, stacco di testa da parte di Gagliardini, svetta tutto, chi era? Bianchetti, però altro calcio d'angolo. Guarda che Gagliardini è lì, signor Max, vivo, e recupera palloni, va a colpire in aria di testa, è vivo il ragazzo, vuole dimostrare soprattutto al signor Max che lui è un giocatore da Inter. Altro calcio d'angolo, comunque dall'altra parte. Ma guarda che io non è che mi stupirei tanto se a fine stagione gli rinnovano il contratto. No, me ne vado. Cioè, ragazzi, non dico neanche per scherzo. Cerchiamo di stare sereni. Attenzione, calcio d'angolo per l'Inter. Settimo minuto, battuta, non so se Mkhitaryan non ce l'hanno. Carciofolo mette... Dato qui Dumfries che prova a rimetterla in mezzo, però altro calcio d'angolo. Ma da quant'è che non facciamo un gol su calcio d'angolo? Ma noi non abbiamo uno straccio di schema, ne parlavamo con Fra l'altro giorno. Non c'è ma ti ricordi l'anno scorso? Ma l'Inter storicamente comunque, e queste erano situazioni di gioco che ha sempre sfruttato al massimo. Io non, vabbè, oggi non lo dico, sennò poi diventa antipatico. Cross di Di Marco in mezzo, ragazzi. Gagliardini da crema. Arriva sempre lui comunque. Attenzione qui a Mkhitaryan che sbaglia l'appoggio, purtroppo, però l'ha deviata a mete, signor Max. Non si perda subito d'animo che l'ha deviata a mete. Stop grazioso di Roberto Gagliardini, ragazzi, che prova a riprendere palla. Uno scambio con Lautaro Martinez. Ragazzi, c'è Gagliardini praticamente on fire questa sera. Attenzione Dumfries che prova a puntare l'uomo. Lo salta, mamma mia, lo mette a terra, la mette in mezzo, bellissimo cross di Dumfries qui, altro calcio d'angolo per l'Inter. Ma come stiamo giocando, signor Max? Ma come stiamo giocando? Un Inter spumeggiante. Però lei si sta facendo trasportare un po' troppo, non? Ese bellissimo cross, insomma, anche in questo signor caso. Ma come l'ha atterrato? Come l'ha atterrato? Che cazzo di palla ha messo, però? Hai ragione. No, lì mi sono fatto prendere. Però, ragazzi, bellissima azione individuale da parte di Dumfries che atterra praticamente Valeri. Ad altro calcio d'angolo, seguiamo. Cialanoglu la mette in mezzo, praticamente lo stesso. Gagliardini prova a rimetterla in mezzo. La stiamo calciando sempre allo stesso modo. Attenzione qui di Marco. Vabbè. Signor Max. Primi 8 minuti, ti dico chi mi segue subito in palla. Ti dico Gagliardini e Carciofo. Mi sembra migliore in campo. 8 minuti. Madonna, ragazzi, Gagliardini migliore in campo. No, dai, torniamo. Però è entrato bene. Forse è la prima volta che è entrato così bene Gagliardini in campo. Attenzione qui. Palla recuperata da parte di Cialanoglu che la allarga per Lautaro Martinez. Lautaro Martinez per Gagliardini. Finta, attenzione. Mamma mia, ragazzi. Una citazione storica. Voleva dribblare l'avversario. Cioè, non è farina del suo sacco. Attenzione alla ripartenza della Cremonese. Ma un grandissimo Roberto, ragazzi, devo dire la verità, i 10 minuti più belli di Gagliardini nella sua storia da calciatore. Ti ricordi quando arrivò all'Inter? Quando arrivò all'Inter fece le 3-4 partite. Mi sembra che la prima partita fece gol contro l'Atalanta e se non erro fu Inter-Atalanta 7-0. Non lo so, mi sa che la prima partita che ha fatto all'Inter è stata una partita di Coppa Italia. Non vorrei dire una cavolata. Adesso magari qualcuno ci aggiornerà su questo dato. Se non erro, la prima partita di Gagliardini con l'Inter, almeno in campionato, fu Inter-Atalanta 7-0, gol di Gagliardini. Gagliardini, tra l'altro, arrivava appunto dall'Atalanta. Inter-Chievo, grande Gioacchino, Inter-Chievo la prima partita. Attenzione qui alla Cremonese con Okereke che prova il tiro. Che gol, ragazzi, clamoroso. Gol clamoroso della Cremonese, il gol della domenica ha fatto Okereke. Nulla da fare per Onana, e un gol da fuori area. La Cremonese fino a questo momento non ha fatto neanche un tiro in porta, però va così ragazzi in questo periodo. E l'Inter era ben messa in campo, ora quando si parla di approccio sbagliato, oggi l'Inter ha fatto un giusto approccio, poi Okereke da fuori area ha davvero fatto il gol della domenica. Con assist da parte di Mete, nessuno che prova a chiudere. Non c'è nessun errore da parte di Onana perché è un gol allucinante. No, Max, forse là è Cialanoglu che... Sì, no, poteva chiuderlo prima, ma
Cioè, questo qui se lo fa altre 20 volte questo tiro, non è che non prende la porta, lo manda addirittura in tribuna. Però è il momento, ragazzi, è il momento. Vediamo ora la reazione, che è importante. Vediamo la reazione, perché comunque manca tanto. L'Inter era entrata bene. Il problema comunque, ragazzi, sostanzialmente poi è sempre quello, si prende sempre gol. Adesso sì, però guarda Max, io sono d'accordo con te, L'Inter quest'anno ha preso tanti gol per errori difensivi, ma qui non puoi dire un cazzo, purtroppo. Cioè, qui questo ti ha fatto il gol della domenica, che ripeto, lui attenzione qui però alla Cremonese, ora non dobbiamo disunirci, ragazzi, di nuovo con Okereke che prova a puntare bastoni, quest'altro davvero era lui che non ha fatto neanche un gol quest'anno, no, aveva segnato già. Aveva segnato, ok, attenzione Çalhanoğlu, vediamo, proviamo a ripartire, ma nulla di fatto, chiude tutto Vasquez, clamoroso ragazzi, clamoroso, perché ripeto, l'Inter era ben messa in campo, aveva creato anche qualche pericolo alla Cremonese, la Cremonese per 10 minuti non era uscito dalla sua metà campo, però poi con un gol clamoroso di Okereke, perché è davvero un gol clamoroso. Mette, attenzione, mette qui la palla in mezzo, adesso bisogna un attimino riorganizzarsi dal punto di vista, perde una, ma è fallo questo, però scusa, è fallo tutta la vita, questo calcio d'angolo per la Cremonese, ragazzi, calcio d'angolo per la Cremonese, un attimo di sbandamento. Nel senso che comunque adesso la Cremonese ha visto che c'è un po' di difficoltà e sta cercando di approfittare. Non bisogna disunirsi, lo so, è una parola difficile, perché noi quest'anno basta un soffio di vento e cadiamo come le pere cotte. Vediamo, se c'è... Attenzione, seguiamo ancora questa azione della Cremonese, scambio, Gagliardini si frappone e recupera palla. Vabbè, butta la palla fuori. Ok. Sai cosa mi spaventa, devo essere sincero, che ogni qualvolta poi... E succedono episodi del genere, spesso quest'anno non abbiamo avuto reazione, e quello è il problema, Max, e quello è davvero il problema, perché finché poi stai soprattutto 0-0 e devi sbloccare il risultato e continui a giocare, a fare gioco, quando poi non mi sembra una squadra fragile psicologicamente. No, verissimo Max, soprattutto poi in queste partite qui in cui tu comunque parti bene, che poi comunque in campo i giocatori si rendono conto se sono partiti bene o no, no? Tu oggi eri partito bene, non hai subito nulla per 10 minuti, la Cremonese per la prima volta supera la linea di metà campo e ti fa fare gol. Attenzione qui però, seguiamo questa azione con Bastoni che la allarga tutto per Di Marco, vediamo se Di Marco riesce a puntare l'uomo, la mette in mezzo, cross sbagliato da parte di Di Marco. Sei un po' avanti, è possibile. E ricontiamo, signor Max, perché a volte 2, è bene... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh, va bene, ci siamo. Signor Max, diventa... Non lo so, è davvero il periodo, il classico mese di gennaio, Max. Ma io non credo... io non credo a ste cose. Adesso vediamo, io non do un... Cioè, è un incidente che ci può stare, mica ha fatto veramente, come dicevi tu prima, ha fatto un Eurogol. Alla squadra in questo quarto d'ora non gli si può rimproverare nulla. È inevitabile che il giudizio lo si fa al 90esimo. In un modo o nell'altro. Nel senso che qua, veramente, do poche responsabilità. La squadra è partita bene. Poi pigli un gol del genere. No, sì, anche sul gol, perché come dicevi tu, magari sbaglia qualcosina a Çalhanoğlu, no? Devi andarla a vedere che cosa c'è di sbagliato in quella chiusura. E se dobbiamo andare a fare un appunto, c'è la chiusura sbagliata di Çalhanoğlu. E che non puoi, che là devi fare un passo avanti, non devi aspettare. Che tanto là Okereke poteva fare solo una cosa, tirare in porta. E vai là e fai un passo avanti. Attenzione ad Acerbi qua. Sai quando ti dico io, perdonami Boggio, perché poi quando ti dico che la squadra non difende bene, io non posso darla a 27 gol quanti cazzo ne hai presi, non posso dare sempre la colpa o al portiere Handanovic, allora, o ai difensori. La colpa la do in questo caso ai centrocampisti, una volta Barella, una volta Gagliardini, una volta... la squadra non sa difendere, per niente, non sa difendere di squadra.
Proviamo a seguire questa azione con Dumfries. Mkhitaryan viene a prendere palla, vediamo Acerbi, ripartiamo con Mkhitaryan. Ora siamo un po' lenti nella, sì, nella costruzione. Rispetto a prima, sì. Qui... loro sono veramente chiusi con 10 uomini dietro la linea della palla. Lui l'aveva preparata così, ora con il gol li va proprio... è andato a nozze gli Ballardini con questo gol. Seguiamo questa azione qui con Mkhitaryan che la prova a mettere in mezzo. Nessuno, attenzione Dzeko, solissimo nell'area di rigore! Mamma mia ragazzi! Poteva fare meglio Max, poteva fare meglio qui Edin anche qua Dzeko. Non so se c'è stata una deviazione. Non mi sembra. No. Devi... il problema sai cos'è anche Boggio? Devi concretizzare, perché se poi anche in partite del genere cominci a commettere errori, non ne vieni più a capo. Cioè devi essere neanche cattivo. Sotto porta devi essere cattivo. Ora, questa è la prima vera occasione, ma abbiamo visto anche gli inserimenti di Dumfries, ne ha fatti due nei primi 10 minuti. Due palle in mezzo sbagliate comunque. Ottimo l'inserimento, ma alla fine la palla sbagliata. Comunque. Allora ragazzi, c'era stato un cross sbagliato da parte di Mkhitaryan, però una svirgolata al centro di Bianchetti, ma non è stato bravo Dzeko. Allora Vilsi, io potevo darti ragione, no? Tu dici sono spenti, non c'è fuoco, però io oggi, che con l'Empoli ti potevo dare ragione, ma io oggi ho visto un Inter, o meglio fino a questo momento comunque diversa, l'atteggiamento in campo l'abbiamo messo, poi sei stato sfortunato. Seguiamo qui nel frattempo l'incursione da parte di Mkhitaryan con un lancio sbagliato purtroppo da parte di Darmian, ma l'atteggiamento era quello giusto, E ancora adesso comunque l'atteggiamento è quella giusta, perché stiamo provando a reagire. Poi la manovra è più lenta rispetto ai primi minuti, però è un Inter che prova a reagire. È stato sfortunato, ha preso il gol della domenica, ragazzi, cosa vuoi dire? Non ti sta girando in questo momento. Però Max, ti voglio però vedere più carico. Ormai sono abbastanza tranquillo, sono dispiaciuto. Hai detto tutto tu, giusto? Adesso non so chi ha detto li vedo scarichi. L'Inter veramente... No, Vilsi dice che li ha visti scarichi. No, io devo essere sincero, con tutte le critiche che posso fare alla squadra, adesso da quando abbiamo preso il gol stiamo probabilmente staccando un po' la spina, sperando e aspettando di rimetterci in moto. Però l'inizio a me era piaciuto, devo essere, l'abbiamo detto più volte. Comunque ragazzi, ma che qualità è la grafica su YouTube, dai. Cioè, una qualità pazzesca. Proviamo qui a ripartire. Guarda, sempre le solite robe. Poi vabbè, loro oggi stanno chiudendo bene, ma è qui che pecchiamo. E quando manca anche un giocatore come Brozovic. Attenzione qui, lancio lungo da parte di Darmian, Lautaro Martinez prova a fare sportellate, prova a mantenerle in campo. Ma non ci riesce, ragazzi, rimessa dal fondo per la Cremonese. Allora, Franz dice, direttore, non riesco più ad abbonarmi, ho il mio account Twitch collegato a Amazon, ma non mi dà la possibilità di abbonarmi. Mi dia una mano. No, ti esce la coroncina vicino, che altrimenti credo devi scollegare e ricollegare l'account Amazon, sia quello il problema. Recuperiamo palla con Acerbi nel frattempo. Davide dice che era imparabile, fatto sta che anche oggi la formazione è sbagliata. E allora Franz, devi collegarti o da computer, sì, soprattutto da computer, perché anche a me ad esempio da telefono non mi riesce a farmi abbonare. Proviamo qui comunque, lancio lungo da parte di Acerbi ed Dzeko, la mette giù. Vediamo se riusciamo ad essere pericolosi con Edin Dzeko che prova il tiro, però deviato. Ma Davide, io sul discorso della formazione di oggi devo essere sincero. Tu probabilmente fai riferimento a Gagliardini, ma forse in questo momento è uno dei migliori. Certo. Però non possiamo neanche andarcela a prendere in questo... Io non riesco neanche a prendermela con la formazione adesso. È frutto... Ma Max, tolto Gagliardini, la formazione è quella... Chi mettevi, scusa? No, attenzione, seguiamo qui però il calcio d'angolo, con Bastoni che non ci arriva per pochissimo, però bravissimo Dzeko a recuperarla, la mette in mezzo, vediamo, ma sbagliamo di nuovo il cross, altro calcio d'angolo. Vedi, altro anche calcio d'angolo tu hai 7 calci d'angolo in 20 minuti, cazzo, ma uno schema, una sovrapposizione, uno che taglia nel primo palo, niente, sempre le solite cose, c'è Çalhanoğlu che mette ste palle morte... Vediamo se è... Altra volta. Attenzione qui, Dzeko, di Dzeko, madonna mia, Lautaro! Sempre lui! Lautaro Martinez, in bala blanca, la riacciuffa subito!
grandissima coordinazione di Edin Dzeko, traversone di Çalhanoğlu, Dzeko lasciato solissimo da dentro l'area di rigore, non si capisce il motivo, si coordina benissimo, il tiro era centrale, bellissima parata di Carnesecchi, sulla ribattuta Lautaro Martinez si fa trovare pronto 1-1, ragazzi, ed è importantissimo segnare, ed è importantissimo... Mi è piaciuto adesso sul gol di Lautaro Martinez il fatto stesso che Lautaro sia corso in porta a prendere la palla. Quello è un segno. L'atteggiamento è quello giusto. Sì, è un segno fondamentale che tu dai ai tuoi compagni, lo dai anche agli avversari per dire: noi siamo qua, avete fatto un gol a culo e la situazione sta per cambiare. Cioè, è inevitabile. Poi 1-1. Non so, Franz, poi magari nel posto domani. Proviamo a sistemare un attimo, comunque ti ringrazio per l'interessamento. Dai, proviamo a ripartire, bravissimo Dzeko che prova a recuperare palla, però fa fallo. Fra, era fondamentale, non lo volevo dire per una questione di scaramanzia, no? Era fondamentale pareggiarla presto, perché più passano, conoscendo Ballardini, più passava il tempo e peggio era. Adesso bisogna giocare di nuovo col veleno. Attenzione a Mkhitaryan in questo, che allarga perfettamente per Gagliardini, che lascia Dumfries, mettine una decente in mezzo. Madonna, che rovesciata di Mkhitaryan, che prova una rovesciata, però purtroppo era una ciofeca. Però dai, ci siamo, signor Mac, ci siamo. Attenzione che qui correggo l'1-1, dai, correggo subito l'1-1 e... Allora, Pasquale dice: piuttosto Aslani che Gagliardini non si può vedere. Ragazzi, io a inizio partito ho detto la stessa identica roba, però cerchiamo anche di analizzare le partite. Fino a questo momento, io Gagliardini, chi ci segue da un po' di tempo sa cosa penso di Gagliardini. Ogni volta che giochiamo, facciamo le live reaction e c'è Gagliardini, gliene dico di tutti i colori. Però in questi primi 22 minuti Gagliardini non sta facendo male, ragazzi. Cioè, bisogna anche a volte, poi che ha sbagliato e si deve mettere Aslani e non Gagliardini, siamo tutti d'accordo. Sì, però purtroppo ragazzi, l'errore è stato fatto, no? Quindi ora cosa dobbiamo fare? Cerchiamo di analizzare un po' la partita. In questi primi 22 minuti Gagliardini sta giocando da sé, non è che sta facendo chissà cosa, giocando da sé. Non sta assolutamente sfigurando, ragazzi. Cioè, se l'Inter adesso sta 1-1 al 23esimo, non è per colpa della formazione o perché sta giocando sotto ritmo o per colpa di Gagliardini. Qua noi siamo i primi a criticare, non è che è un problema. Sì, ragazzi. Ma Davide, ok, 4-3-1-2, ma come fai a fare il 4-3-1-2? Che non hai centrocampisti. Guarda, io sono d'accordo con Davide. Però ragazzi, abbiamo questo allenatore in questo momento, toglietevi dalla testa il fatto che lui cambi modulo. Abbiamo visto con l'Empoli l'altra sera. Ma è fallo questo, Qui Lautaro anticipa e quello gli dà un calcione tutta la vita, ragazzi. È già il secondo fallo che l'arbitro non vede. È già il secondo fallo, attenzione qui alla Cremonese che però prova a ripartire. Attenzione Okereke che è più veloce, bravissimo Acerbi. Ma è fallo lì però, è fallo tutta la vita. Però Max, 4-3-1-2, ora proviamo un attimo anche a metterlo noi in campo. No, non c'è il Brozo, no? Ok, puoi fare i tre Barella. Non c'è anche Barella, hai quattro centrocampisti, no? Lui ti dice 4-3-1-2, sì, giochi con Aslani, i tre centrali sarebbero Aslani, Mkhitaryan e Çalhanoğlu. Ma dietro la punta chi metti? Allora, vedi che siamo sempre là. Ho sempre detto, hai un giocatore che praticamente non ti serve a nulla, che è Correa. Vuoi provarlo, visto che comunque stiamo andando a tentativi, a metterlo dietro le due punte? Attenzione qui, scusa Max, proviamo a recuperare palla con Lautaro Martinez, che è sempre il più lucido tra tutti. La larga per Edin Dzeko, solissimo davanti a Carnesecchi, ma sbaglia. Ma aveva il tempo, ragazzi. Aveva tutto il tempo per stoppare la palla. Cazzo, si è visto subito che voleva tirare ed era subito un errore. Palla persa da Kirikes, mi sembra, da criminale. Qua ha sbagliato Edin Dzeko, che ha voluto grande Balbo metterla sul secondo palo a giro e ha sbagliato. Ha preso di piatto lenta e Carnesecchi con tranquillità ha preso la palla. Poteva fare molto meglio. Ma questa era un'azione da transizione da concludere in maniera migliore. Attenzione, Stuokere che... Minchia, questo come mi sta facendo innervosire. Oh, attenzione qui con Di Marco che va in difficoltà. Mamma mia, meno male, ragazzi. Cremonese vicino errore, al gol del doppio errore del qua. Cerchiamo di vederle anche le cose. Addirittura Benassi stava facendo gol di tacco. Cross che non doveva essere fatto.
Di Marco gli ha lasciato 2 metri per crossare. Ragazzi, c'è tante situazioni che vanno riviste, ma ormai mi sembra anche un po' troppo tardi dal punto di vista di stagione. Più che Di Marco, che Di Marco, l'errore è di Mkhitaryan che non lo segue. Lì Mkhitaryan deve seguirlo. Sì, ma Mkhitaryan... Poi va bene anche... Ci sta, ma l'aveva già perso Mkhitaryan però. La palla era già in scarico e Di Marco era uno contro uno. Troppa distanza. Meno male, ragazzi, che era centrale il tiro. Infatti, Onana se l'è sicuramente preso coi compagni. Che non, in fase di chiusura, ragazzi, non abbiamo testa proprio. Bravo, Dzeko, che allarga per Darmian. Si riparte, ragazzi. Qui l'ha messa bene giù, ragazzi. L'ha messa bene giù, Dzeko. Proviamo a ripartire con tranquillità. Ciao, Paolo. Sì, ma l'abbiamo detto. Il vantaggio della Cremonese è casuale. Cioè, quindi, però. Abbiamo preso il gol, siamo stati bravi a rimetterci subito in partita. Attenzione a Carciofo, ragazzi. Attenzione a Carciofo. Carciofo che chiede l'1-2 a Roberto, che si rallenta un attimino la giocata. Si riparte da Darmian. 26esimo. Intanto, insomma, è già importante aver rimesso in parità la partita. La mia preoccupazione era quella. Attenzione a Bastoni, vediamo se ne mette una decente. Palla in mezzo, Lautaro ci arriva. Prova il tiro, cacchio, fuori. Di pochissimo, di pochissimo. Voglio rivederlo. Comunque è sempre lui, Max, quello che ci tiene a galla. Cioè, davvero... Oggi mi sembra avvelenato al punto giusto. Lautaro oggi mi sembra avvelenato al punto giusto. Posso dirti che l'impressione mia qual è oggi? Che questa è la partita di Big Rom. Lo so, Max, che fa sportellate, lui... il campo abbastanza stretto, campo piccolo, loro chiusi tanto dietro, sai, Dzeko sostanzialmente uno che viene molto incontro alla palla, secondo me dimmi. Tutto vero, l'ho visto male anch'io, molto male. Lo so. Ma il problema è che tanto è un giocatore che devi recuperare. I giocatori Lo so, Max, ma magari lo puoi recuperare più facilmente in una situazione diversa. Tu oggi, se non vinci, sai cosa succede a fine partita, vero? Attenzione, ragazzi, a Darmian. Altra palla messa a capa di cazzo, così non va bene. Non va proprio male. Anche qui potevamo fare molto meglio. Attenzione, qui ho Okereke che è velocissimo. Madonna mia, ragazzi. Cioè, graziato qui. No, l'arbitro. No, non poteva essere l'espulsione là. Però errore tecnico di Acerbi micidiale. Uno aveva 2 metri di vantaggio. Uno. Riesce comunque ad arrivare alla palla e la perde in spaccata. Mamma mia, ragazzi. Guarda, 2 metri di vantaggio, sbaglia la spaccata. Era in netto vantaggio di Acerbi, ragazzi. Era in netto vantaggio. Comunque questi sono dei rischi allucinanti. Perché se trovi... Adesso io voglio, lo sto cercando di rivedere bene se ci sono gli estremi per il rosso. C'era, come si chiama? No, c'era Mkhitaryan, se non sbaglio, Bastoni comunque vicino. Bastoni. Quindi non è espulsione perché lui non si trovava da solo davanti al portiere. Però abbiamo rischiato tantissimo qui, abbiamo rischiato davvero tantissimo. Non dobbiamo concedere queste occasioni alla Cremonese, soprattutto perché oggi Okereke è sempre stato di grazia. Sembra stato di grazia, ragazzi, io credo. Quindi non dobbiamo dare la possibilità di ripartire in contropiede. Cioè, noi eravamo a difendere praticamente solamente con Acerbi e Bastoni. Non va bene, ragazzi, non va bene. Riparte la Cremonese con Kirikas che la larga per Vasquez. Ed Ark, in difesa facciamo ridere, sì. Poi oggi comunque si può dire tutto quello che vuoi, ma manca anche Skriniar. C'è Darmian comunque che è adattato. Allora, riparte la... Volevo solo capire, siccome non ho visto la panchina dell'Inter, De Vrij... Bravissimo Mkhitaryan qui, sì, De Vrij in panchina. Okay. Bravissimo Mkhitaryan che recupera una palla importantissima, così che ci fa ripartire. Siamo arrivati quasi al 30esimo. Allora... In questi primi 30 minuti non c'è stata un'Inter brutta, no? Perché comunque siamo stati sempre in campo, anche dopo il gol abbiamo subito reagito, però soffriamo troppo, cioè ogni volta che loro vengono giù creano qualcosa di pericoloso, hanno fatto il gol, hanno fatto quel colpo di tacco lì con Benassi e ora questa occasione di Okereke che poteva, ci è andata molto bene ragazzi, perché Acerbi è riuscito a fare fallo, altrimenti Okereke era praticamente solo davanti ad Onan. Rimessa laterale nel frattempo. Vediamo comunque se riusciamo a sfruttare. Sai cosa? Abbiamo rischiato di rifare l'ennesima partita in 10.
perché adesso riguardando Bastoni era molto esterno, per carità non hanno neanche protestato loro, però dico il rischio c'è stato. No, il rischio c'è stato, errore tecnico di Acerbi clamoroso. Attenzione a Di Marco che prova a mettere la palla lenta, carne secchi, si butta e la riprende. Questo qui è un bel portiere ad esempio, eh. Sì, sai cosa? Sì, è un bel portiere, alterna a volte delle cazzate micidiali. Io ho visto fare delle cose strepitose a delle cavolate. Intanto si è fatto male a centrocampo Darmian. Ha preso una botta. Credo in che sia un bo- sì, un colpo in faccia di Ciofani. Sì, che con il gomito. Sai cosa? Che visto che le puniscono ste cose, non ti dico tanto, ma là se gli dà un cartellino giallo non c'è niente da dire. Ma mi sono appena reso conto anche dell'ammonizione vicino ad Acerbi. Ma che qualità, ragazzi! Ma che qualità, ragazzi! Qualità! Madonna mia, madonna mia! Proviamo a ripartire subito con Çalhanoğlu che la larga per Bastoni. Balbo nel frattempo, vabbè, il commento di prima che ce l'eravamo perso. E Davide dice, pensate che sia più importante oggi o martedì? Ora ti no, però ti rispondo con una frase da allenatore, guarda. È importante la partita che giochi, ecco. No, però a livello di importanza è ovvio che è più importante martedì. Cioè martedì, io credo, ti posso dire la verità, Max, poi in semifinale andremo a prendere una tra Juventus e Lazio, no? Che è quella l'altro quarto di finale. Io credo che la partita più importante sia proprio quella con l'Atalanta. Poi quella dopo non dico che è più semplice, però in questo momento qui l'Atalanta mi fa tanta tanta paura. Attenzione qui a Di Marco che prova a metterla in mezzo, prova il colpo di testa Lautaro che però la cicca purtroppo. Lo stato di forma dell'Atalanta è soprattutto il nostro stato di forma, quello è il vero problema. Non mi preoccupa tanto la partita di per sé con l'Atalanta, devo essere sincero, tra le due mi preoccupa più quella di stasera, mi preoccupava già quella di stasera perché conoscendo i miei, nelle partite dove c'è da entusiasmarsi, abbiamo visto la Supercoppa, abbiamo visto anche in Champions, mi sembra che è una squadra che si unisca, si compatti e dà il meglio di sé. Queste sono partite per l'Inter di quest'anno ad alto rischio, invece quelle con la Cremonese e via dicendo, ma le abbiamo viste. E per l'Inter la Coppa Italia quest'anno potrebbe salvare la stagione, cioè più che l'anno scorso, perché l'anno scorso sì, alla fine soddisfatti di quello che hai preso, però c'era in gioco ancora lo scudetto fino a qualche settimana dalla fine, no? Eravamo lì beh, sperando, facendo i calcoli, tabelle. Quest'anno lo scudetto l'hai già perso a novembre. Tu Max, comunque l'anno scorso fino all'ultima giornata e potevi farcela, perché poi sì, all'ultima giornata poi. E comunque te la sei giocata fino all'ultimo l'anno scorso. Quest'anno invece non si è praticamente mai stato. Ecco perché diventa straimportante la Coppa Italia. Cioè, naturalmente, grande, ragazzi, rimane il fatto che tu quarto in un modo o nell'altro ci devi arrivare. No, ragazzi, se non si arriva a quarti è la fine. Non è scontato, Io quello che voglio far capire anche noi tifosi, dobbiamo capire, visto com'è l'andazzo quest'anno, non è che sia scontato che l'Inter faccia una passeggiata e arrivi quarto. Io Max, questa certezza se non ce l'ho. Ma sei davvero un pollo se non arrivi quarto, dato che la Juventus non la devi contare. Cioè, sei un pollo, Anche il Milan, cioè il Milan che... Il Milan al momento sta messo peggio dell'Inter. Quindi. Sai, c'è un'altalena per queste squadre. Chi ne piglia di meno. Attenzione a Mkhitaryan che la mette sul secondo palo. Porca miseria, chi era quello? Gagliardini. No, comunque 9 calci d'angolo non abbiamo fatto un gol, ragazzi. No, beh, il gol... hai ragione. Del Toro sì, più o meno è uscito dal calcio d'angolo. No, è vero, è uscito sul calcio d'angolo perché comunque c'è stata la ribattuta di... Anche questa, ragazzi, non... Gagliardini la spizza sul secondo palo, carne secchi fermo, la palla esce di un metro, però si può dire azione pericolosa. Bravissimo qui, mannaia Çalhanoğlu che stava per recuperare palla, però riparte la Cremonese. Che dei tre di centrocampo è quello che mi sta piacendo meno. Çalhanoğlu? Sì. Max le sta giocando, sia lui che Mkhitaryan ho capito ragazzi, giocando. Però io ti dico poi quello che si vede, hai ragione, quello che si vede in campo. Si vede in campo che oggi non sta facendo nulla, non ti sta dando nulla di più. Molto meglio Mkhitaryan, forse dei tre addirittura il migliore Gagliardini, pensa che roba. Secondo me sì, il migliore dei tre è proprio Gagliardini. Anche Mkhitaryan non è che stia facendo... Sì, niente di particolare, però è più vivo. È più partecipe nelle azioni delle offensive.
Assolutamente, assolutamente. Intanto 35esimo, Boggio, 35esimo minuto, 1-1. Piangiamo. È importante, Max, vincere. È importante vincere questa. Non so come, non so, ma bisogna vincere questa partita, perché per tanti motivi bisogna vincere questa partita. Grande David che dice c'è ancora tutta la partita. Dai ragazzi, dai che manca tanto. Vilsi dice comunque siamo in 5 per 4 posti, l'Atalanta rischia mega penalizzazione. No ragazzi, l'Atalanta secondo me alla fine non faranno nulla. Attenzione qui però la Cremonese, vediamo, prova a entrare in area di rigore, però Acerbi sventaglia, ma la sventaglia male. Attenzione qui di nuovo la Cremonese con Okere che è dentro l'area di rigore. Bravissimo però Di Marco a prendersi a fallo e proviamo a ripartire. Ragazzi, l'Atalanta non prenderà nulla. Qui l'unica squadra che verrà penalizzata ancora sarà la Juve. Allora, se penalizzano altre squadre, l'impressione che io metteranno quasi tutte nel calderone, con punti di penalizzazione. Perciò adesso lunedì probabilmente ci sarà, mi sembra che escano comunque, aiutami. No, non lo so se lunedì, tu forse... tu dici le motivazioni della sentenza, sì, lunedì. Le motivazioni lunedì della sentenza, così anche i juventini si calmeranno un attimo. Attenzione qui però all'Autaro Martinez, scusa Max, che viene a prendersi palla, Gagliardini prova a metterla in mezzo, però sbagliamo il cross, vediamo se bravo siamo bravi, Bastone, a recuperarla. Bravo Bastone, ce l'hai qua, ce l'hai Mkhitaryan qua, ce l'hai qua, ma perché sta palla, perché... C'è il centrocampista attaccato, cacchio. Guarda, attenzione qui alla Cremonese, fallaccio di Çalhanoğlu, ragazzi. Arriva in ritardo Çalhanoğlu, che fa anche bene a fare fallo, fa anche bene a fare fallo, e qui rischia tanto perché non dobbiamo commettere questi errori. Però ammonizione ben spesa qui da parte di Çalhanoğlu, perché la Cremonese stava ripartendo con Valeri ed era un'altra situazione in cui potevano creare superiorità numerica. È fallaccio, sì, ha ragione Vilsi, ragione. Il fallo, ma è giusto spendere l'ammonizione. Sì, ma vedi anche là non mi piace questo fallo, sei in ritardo, nettamente in ritardo. Però Max, ti posso dire che ha fatto bene a fare fallo? No, il fallo ci sta, però ragazzi, prendiamo dei gialli incredibili. Io credo che appena, diciamo, inizio secondo tempo, Inzaghi farà già due cambi. Togli Acerbi anche. Sì, toglie sia Acerbi che c'ha. Anche questo si sta cagando già nelle mutande. Questo, no, ma soprattutto per come è andata poi. Ora lui non sta neanche pensando alla partita. No, lui per niente. Sta pensando a quei due cambi lì che deve fare appena finisce il... Ma posso io sentire delle cose del genere? Tra l'altro in conferenza stampa alla partita dell'Empoli aveva accennato a sta cosa. Ecco perché io ho sempre paura quando dice... Quando un mio uomo prende il giallo, perché è una sua rivincita, è una sua rivincita quella lì, una sua rivincita. Allora vediamo qui Çalhanoğlu, comunque Çalhanoğlu in ritardo anche quando imposta, malissimo oggi Çalhanoğlu. Ed è strano dirlo su Ciala, perché comunque è sempre uno dei migliori in campo. 6 minuti alla fine, nel frattempo ragazzi, vediamo se riusciamo a creare qualcosa di pericoloso qui con Di Marco che la dà dentro per Bastoni, rimessa laterale. Per ora siamo molto molto lenti in fase di impostazione, molto molto lenti. Diciamo di bello dell'Inter di oggi ci sono stati i primi 10 minuti, quasi il primo quarto d'ora, fin quando non hai preso il gol. Poi, insomma, mi sembra una... No, poi Max, siamo stati anche bravi a reggire, Poi però dopo il nostro gol siamo praticamente usciti dal campo. Meglio, abbiamo messo il pilota sulla automatico, parità. Ma noi dobbiamo vincere la partita. Mamma mia Davide, mamma mia, quando ha detto quella frase lì su Correa, davvero, vabbè. Vediamo qui nel frattempo Acerbi che la allarga per Dumfries che perde palla, però poi bravissimo a recuperarla. No, aspetta, però Max, non è stata colpa di Dumfries qui, oh. Ma Dzeko gli ha messo lo sgambetto! Ma è stato Dzeko che le ha messo lo sgambetto! Io mi auguro che qualcuno stia vedendo la partita per andarsi a vedere questa comica. Mannaggia la miseria. Ma io posso mica vedere una roba del genere, io. Ma gli ha messo lo sgambetto o sbaglio? Ma quello che cade. Si è emozionato. Carciofo se ne stava andando, palla al piede, si è emozionato, si è cagato addosso per terra da solo. Cioè. Bravissimo Gagliardini che recupera l'ennesima palla di questa partita. Proviamo a ripartire qui con Di Marco, però non c'è nessuno in avanti, allora ripartiamo da dietro. Però qua, sempre Gagliardini.
sempre Gagliardini in tutte le trame di gioco. Un Gagliardini spettacolare questo di questo primo tempo, ragazzi. Vai, proviamo ad accelerare in questi ultimi 5 minuti, ma c'è bisogno di qualcuno che si venga a prendere palla a centrocampo. Rigiriamo tutto da bastone, dai. Prendi campo, dalla dentro a Dzeko. La dà dentro a Dzeko, vediamo se la riesce ad addomesticare bene, però purtroppo se la allunga Dzeko, nessuno dai, vicino, Marco, vediamo se... Bene. Veloci, ragazzi, in transizione. Attenzione a Gagliardini che prova a inserire per Dzeko, che prova il tiro. Che cazzo ha nei piedi oggi questo... Mamma mia, ha fatto 3 tiri Dzeko, uno più lento dell'altro, ragazzi. Bravissimo, uno più lento dell'altro. Attenzione a Carciofo. Bravo, questa è una palla importante che ha recuperato, però. Ma è mano, ma l'ho vista io da qui! L'ho vista io da qui che l'ha presa con le mani. Attenzione, ora Mete è un fenomeno. Mete ne ha saltati, ne ha dribblati 5 a centrocampo. 5 a centrocampo ne ha dribblati Mete. Ma dai, ragazzi, io non posso vedere certe robe. Mete che sbeffeggia il nostro centrocampo. Mete, ragazzi, Mete. Madonna mia santissima. Dai. Vediamo però, ma qui la prenda con la mano, Valeri. Qui la prendi con la mano. Era mano tutta la vita. Vediamo la Cremonese che riparte con Kirikes, l'allarga per Bianchetti. Questo qui sempre da solo. Bastoni praticamente sempre in affanno. Comunque non riusciamo a fare un raddoppio come si deve. Ogni qualvolta si va uno contro uno è un calcio di punizione per loro. Ora davvero la partita si sta addormentando. Poi questo è un bene per la Cremonese o un male per noi? Meno male che sta per finire il primo tempo. Ciao Mirko, meno male che sta per finire il primo tempo perché ora sta diventando davvero imbarazzante la partita. Seguiamo questa punizione. Però la Cremonese riparte da dietro con Bianchetti, bellissima qui. Fraseggio con Benassi, nessuno che lo va a prendere, la mette in mezzo Ciofani, mamma mia ragazzi, Ciofani aveva anticipato, aveva preso il tempo benissimo ad Acerbi. No, Acerbi era Darmian piantato per terra, ragazzi. Come fai a far dare di nuovo per l'ennesima volta a far crossare indisturbato quel giocatore là, 3 metri di spazio, quella Bastoni gli ha dato 3 metri. No, sai che cosa sto notando, Boggio? Io non voglio criticare per forza, non c'è cura nei particolari. Attenzione qua, scusami Max, con la Toro Martinez dentro per Dzeko, da solo davanti alla porta ed in Dzeko! Madonna mia, continua a dormire Dzeko, però bravissimo Di Marco a recuperare palla qui. Gagliardini recupera palla, Dumfries entra dentro al campo, la Toro Martinez allargala tutta per Gagliardini, era solissimo, riparte la Cremonese, attenzione al contropiede ora. Bravo Darmian che recupera palla, prova a metterla in mezzo, Dzeko solissimo, però la prende Di Marco che la mette a terra, cross in mezzo però la chiude tutta Kirikes, vediamo se riusciamo. Stiamo provando a finire come abbiamo iniziato, Inter sì. Il pressing sulla squadra avversaria, cerchiamo di sfruttare questa situazione. Bella palla di Mkhitaryan sul secondo palo per Carciofo che la rimette in mezzo, niente, esce Carnesecchi la sua, però attenzione che recupera, bravo Dumfries che sfrutta la scivolata da parte di Valeri, però la sbaglia a dare a Gagliardini, meno male che non c'era nessuno vicino. È davvero abile Dumfries, no, è una roba incredibile ragazzi, non riesce a fare il cross che uno. Bravo Darmian che recupera il terzo pallone nell'ultimo minuto, la dà dietro per Çalhanoğlu, l'allarga per Di Marco tiro, mamma mia, Lautaro Martinez, carne secchia ancora, ma forse era fuori gioco su Lautaro Martinez. Che tiro di Di Marco, ragazzi, che tiro di Di Marco, ancora buona, più bella la parata, carne secchia. Buona la posizione di Lautaro, ragazzi, doppia parata. E allora ragazzi un gol mangiato, e allora qui un gol mangiato. Sai cosa? Forse era già a terra, bella parata su Di Marco, era già a terra, grandissima doppia parata di carne secchi, ragazzi. È stato bravo a rialzarsi subito carne secchi, eh? È stato bravo a rialzarsi subito carne secchi, però proviamo a sfruttare questo calcio d'angolo con Dzeko che la riprende, la mette in mezzo. Una carne secchi che esce, bel portiere ragazzi carne secchi, davvero a parte questi ultimi 2 minuti, ma è davvero un bel portiere, finisce qui il primo tempo, ragazzi. Finisce qui il primo tempo, Cremonese Inter 1-1, nemmeno un minuto di recupero, inspiegabile questa roba qui. Signor Max. Ah, che vuoi dire? Cioè, per carità, se vogliamo andare a fare le pulci possiamo farle, non è un problema. La squadra ha creato 3 palle gol,
ha avuto un ottimo inizio, non ha probabilmente, dopo il gol come dicevi tu c'è stato un rallentamento, e ha chiuso bene gli ultimi diciamo 10 minuti del primo tempo. Risultato, se eravamo in vantaggio non c'era niente da dire. Partita comunque secondo me fin troppo in equilibrio, e secondo me è più di questo i ragazzi non possono dare in questo momento. Io ho questa impressione, poi magari mi sbaglio. Più che altro, Max, ogni volta che loro scendono sono pericolosi. Quello che mi dà... E questo è il vero problema. Ogni volta che scendono sono pericolosi. Però tutto sommato diciamo che poteva andare peggio, visto Max come si era messa la partita, no? Dopo 10 minuti tu eri entrato bene in campo, loro ti fanno gol, siamo stati bravi comunque a riprenderla. Poi ci siamo un po' addormentati dopo il gol fatto da Lautaro. Sì, quello sì. Ci siamo addormentati, ti ripeto, abbiamo accelerato verso la fine. Se uno vuol fare un'analisi veloce delle prestazioni individuali, le mie personali valutazioni salgono sicuramente Darmian, uno dei migliori, non male neanche Di Marco, e ragazzi, che se ne dica, Gagliardini a centrocampo il migliore, e sicuramente Lautaro, che oltre al gol è quello che crea un po' più di scompiglio. Personalmente male Acerbi, e guarda, non riesco neanche a dire male Dumfries, fa giusto il suo compitino sbagliando tutto. Molto male Çalhanoğlu, che oltre a prendere il giallo sembra veramente distaccato dalla partita. Non so se... Su Çalhanoğlu sono d'accordo, su Çalhanoğlu sono strad'accordo. Forse è la prima partita dopo davvero tante tante partite in cui stiamo qui a dire che Çalhanoğlu forse uno dei peggiori in campo. Così come sono anche d'accordo sul dire che Gagliardini... Ragazzi, poi io all'inizio partita ho detto... Ma come cazzo è possibile che noi abbiamo Aslani e dobbiamo mettere Gagliardini in campo? Però i primi 45 minuti di Gagliardini non sono stati male, Max. No, ma l'ho detto. Io, se c'è da, per me, partiamo sempre dal presupposto, perché magari chi non ci conosce... Ragazzi, intanto abbiamo fatto 20 tiri a 3, i calci d'angolo sono 10 a 1. In uno di questi calci d'angolo poi è scaturito il gol. Abbiamo il 70% di possesso palla, cosa che ultimamente nelle ultime partite non era a nostro vantaggio. Io dicevo prima, per quanto riguarda Gagliardini, per chi non ci conosce, per me è l'anticalcio, partiamo da questo presupposto. È un giocatore che non lo avrei voluto all'Inter, oppure l'avrei mandato via da tempo. Detto questo, giudichiamo la prestazione di quelli che sono andati in campo oggi. Gagliardini sta facendo male? No, in questo momento no. Aslani lo metterei tutta la vita, però in questo momento probabilmente le prime sostituzioni saranno, come diceva Boggio prima, gli ammoniti. Da noi è facile azzeccare i cambi. Ma sì, da noi è semplicissimo. No, Mirko, vero, cioè Gagliardi sta giocando bene perché giochiamo contro una squadra di Serie B. Oggi Gagliardi dimostra che questa deve essere la sua dimensione. Però io quello che dico, siccome anche durante la partita non ricordo chi aveva scritto, ma perché Gagliardini? Io dico, va bene, fino all'inizio partita eravamo tutti d'accordo col dire che il cambio, o meglio, la scelta Gagliardini al posto di Aslani era una scelta praticamente senza senso. Però valutiamo il primo tempo, giudichiamolo e diciamo comunque che Gagliardini non è che poi chissà chi ha fatto, però ha fatto una partita da 6. E dire che comunque Gagliardini ha fatto un primo tempo da 6 è come dire che un giocatore come Lautaro Martinez, ecco, ha fatto una prestazione da 7,5. Davide ci dice, può essere la partita di Big Rom nel secondo tempo? Me lo auguro, Davide, me lo auguro. L'ho detto anche prima, forse stavamo anche 1-0 per loro. Campo stretto, loro chiusi tanto dietro. Non abbiamo in questo momento uno che gioca là davanti a rompere le balle, nel senso abbiamo visto il gioco di Dzeko, ma ormai lo conosciamo, viene tanto dietro a prendere palla. Lautaro è forse quello in questo momento il riferimento più avanzato. Io il cambio con Dzeko, devo dire la verità, io stravedo per Lukaku, ma onestamente dico che attualmente è un fallimento all'Inter, cioè le prestazioni di Lukaku sono fallimentari. Io però lo metto nella mischia, è un giocatore che devi comunque recuperare. Sai qual è il fatto, Max? Sai qual è il fatto? Che anche contro l'Empoli, no? Lukaku l'hai messo nella mischia, ma tu quando hai messo Lukaku praticamente hai smesso di giocare. Perché fino a quel momento l'Inter aveva fatto 5 minuti di arrembaggio, la traversa di De Vrij, che poi vabbè era arrivato appena era entrato Lukaku
in campo. Proprio ad avere entrato Lukaku e l'Inter si è sgretolata. E non vorrei che magari anche questo, perché purtroppo io, Max, tu lo sai come la penso su Lukaku, ma Lukaku non è il Lukaku di 2 anni fa, no? Quindi è vero quando tu dici contro queste squadre qui mi fa sportellate, il campo è piccolo, sono le sue partite. Però c'è da capire se Lukaku è almeno al 50% della forma, 60% della forma. E io non sono sicuro. Grande, Gianni, è certo che le devi scrivere, certo che le devi scrivere. E questo è il vero problema. FB comunque dice, comunque segnatevi questi cambi, esco una cerbecciale ed entrano dei Friday Slani. Lo stavamo dicendo, ma secondo me li fa anche ora, cioè non aspetta neanche qualche minuto. Poi ora lui avrà ancora di più la fobia, visto l'espulsione di Skriniar lunedì contro l'Empoli. Quindi secondo me non aspetterà neanche l'inizio del secondo tempo. Ciao, supera le Conte, grandissima. Questo va vinto 3-1, ma ti dico la verità, non mi interessa 3-1, 4-1, 5-1, anche 2-1 mi va bene. L'importante e che si porta a casa. Guarda Gabri, il tuo amico Gabri, signor Max, c'è un allenatore che mette Gabriele ancora titolare e bisognerà seduta stante. Cos'è? Non ho seguito perché io stavo urlando. Cos'è che dice Gabri? Guarda, un allenatore che mette Roberto Gagliardini da crema ancora titolare da esonerare seduta stante. Sì, Gabri, tu sai come la penso, che noi abbiamo colloqui quotidiani con Gabriele. D'accordo, in questo momento dico, però analizziamo la partita e analizziamo quello che abbiamo visto in campo. Visto come siamo messi, a centrocampo è il migliore oggi a livello di prestazione è il migliore in campo. Çalhanoğlu praticamente non è mai entrato in campo, Mkhitaryan sta tirando tipo la carretta così tanto per tirare, l'unico che è un po' sempre nel centro, nel vivo, va a saltare in aria, cerca di recuperare, poi ha tutti i limiti. Io all'Inter non l'avrei mai voluto un giocatore così, però in questo momento analizzo quello che vedo in campo, dico dei tre centrocampisti il migliore. Io sono d'accordo, l'abbiamo detto prima, e si farà tutta la partita oggi, ragazzi, perché il sostituto sarà Çalhanoğlu, entrerà Slane, poi cambia centrocampo, non ne abbiamo più, quindi andremo avanti con Gagliardini fino a fine partita. C'è un problema sostanziale in queste partite, soprattutto quando giochiamo con le piccole, ho notato, l'Inter le mantiene sempre troppo in equilibrio, sono partite che sono là, la puoi vincere, la puoi perdere, e quello dà fastidio. Una grande squadra come l'Inter, ogni qualvolta, ragazzi, fateci caso, ogni qualvolta la Cremonese viene avanti, è potenzialmente un'occasione pericolosa. Anche se non costruiscono niente, vengono avanti 4 volte. Max, 4 occasioni. Loro sono scesi 4 volte, gol di Okereke, tacco di Benassi con parata, ma lì è stato fortunato Nana che praticamente gli è arrivato in bocca il tiro. Ammonizione di Acerbi, e lì rischiavamo tanto, e poi Ciofani che va in anticipo su Darmian. Cioè loro, tu hai detto prima, hanno fatto solo 3 tiri in porta, vero? Ma in tutte e 3 le volte sono stati pericolosi, perché quando loro arrivano nella nostra area di rigore sono pericolosi. Sì. Ma questo è la Cremonese, così come tutte le altre squadre, purtroppo. Supera le Conte dice, Lautaro sta lottando, si sta meritando la fascia, ma Ale, Lautaro Martinez è l'unico che lotta ogni partita, cioè non c'è avversario, non c'è risultato, Lautaro Martinez è sempre lì che lotta su ogni pallone con ogni risultato. Non è ora la fascia che sta facendo cambiare atteggiamento a Lautaro Martinez. Certo, per l'anno prossimo magari si potrebbero fare anche valutazioni diverse, visto che poi ci sarà da fare una valutazione su lui e su Barella. Poi comunque c'è il mercato di mezzo, ci sono tante incognite, quindi sono discorsi che portiamo avanti. Ciao Ricky, dice, ciao ragazzi, ma De Frey nell'Inter non può più giocare? Allora io vi dico la verità, poi Max mi dici la tua. Perché gridi? Perché urli? Hai ragione, signor Max, ma ho letto il nome di Ricky, non ci veniva a trovare da un po', allora mi ciao, sono Ricky, un po' casato. Grande! Grande. No, allora, lunedì ero allo stadio e De Frey mi ha dato la sensazione di essere bollito. Ora, magari è una sensazione di uno che non capisce un cazzo di calcio, mi potete dire non capisce un cazzo, l'accetto. Non so lei, signor Max, cosa... È scollegato dall'ambiente. Forse è meglio utilizzare scollegato, bravo. Ma è scollegato come tanti altri giocatori in questo momento dell'Inter sono scollegati. Non sono chi per un motivo, chi per il mercato. Non sottovalutiamo i tanti giocatori che sono a fine contratto e sanno che il contratto non gli verrà rinnovato. È inevitabile che dici che se devo minchia ammazzarmi e farmi un culo così, che tanto questi qua non mi rinnovano neanche il contratto. Ma chi cazzo me lo fa fare a me? Purtroppo questa è la realtà dei fatti e questo succede in tutte le squadre.
Però cioè, De Vrij è uno di quelli, non si sente all'interno del progetto. Cioè. Più che altro, cioè, poi questo davvero dimostra di davvero che l'Inter non ha programmazione, ragazzi. L'Inter non ha programmazione. Perché l'Inter con De Vrij ha preso una decisione netta, ovvero quella di non rinnovare il contratto. O meglio, offrirgli un rinnovo di contratto, ma a cifre diverse. Gli volevo offrire la metà di quello che prende adesso, in modo proprio da dire a De Vrij, rifiuta, vattene a cagare che noi non ti vogliamo più vedere. Quando l'Inter ha avuto la certezza che Skriniar non rinnovava più il contratto, ha chiamato Pastorello e ha detto, senti, noi vogliamo rinnovare il contratto a De Vrij. Però tu non puoi condizionare il rinnovo di un giocatore al rinnovo di un altro. Tu su De Vrij cosa fai? Ci credi? Va bene, gli rinnovi il contratto indipendentemente da quello che fa Skriniar. Non credi più in De Vrij? Basta, De Vrij non lo vuoi più, mandalo via a zero, anche se Skriniar non rinnova, non te ne deve fregare nulla degli altri giocatori. Comunque Davide da YouTube dice, chiudendo la stagione tra le prime quattro e vincendo la Coppa Italia, per me è come se avessimo vinto uno scudetto, addirittura sì. Davide, sono consapevole che non è la stessa, però la stagione in quel caso è positiva a mio parere. Io vai, sono alla fine poi fai sempre i conti di quello che porti a casa, no? Porteremmo le stesse cose che abbiamo portato l'anno scorso, sostanzialmente quello, eh. Se poi fai addirittura il passaggio del turno col Porto sarebbe l'unplay. Però Max, è positiva, però non è che vale come uno scudetto. Ma io capisco però quello che vuole dire lui, cioè non è che ti dà la soddisfazione di vincere uno scudetto, ma se voi ragazzi analizzate come stiamo giocando, i 100 miliardi di problemi che stiamo avendo, cioè alla fine ragazzi hai avuto veramente tutto in maniera negativa, minchia, hai vinto due trofei ed eventualmente hai passato, naturalmente Davide rimane il fatto che comunque il quarto posto devi prenderlo, eh. Perché se tu vinci queste due competizioni e una l'hai già portata a casa, ma se vinci la Coppa Italia e stai fuori dalle prime quattro, cioè da mettersi una benda davanti agli occhi o tapparsi il naso, che diventerebbe... Sai, difficile. Forse, guarda, a supporto del messaggio di Davide, guarda ora, sì, perché Davide da YouTube, ora Davide da Facebook invece scrive, il Napoli sta facendo un campionato a sé, con il fatto che siamo su tre social diversi, a volte i commenti si ingarbugliano, però ad esempio il Napoli fa 100 punti in campionato, no? Quindi tu a fine stagione puoi anche dire io più del secondo posto non potevo fare, quindi tra secondo, terzo e quarto posto non ti cambia nulla, e allora lì il messaggio di Davide da YouTube ha ancora più senso, no? La stagione è strapositiva perché in campionato più del secondo posto non potevi prendere, hai vinto i due trofei. Allora, Gianni dice a fine carriera, penso su De Vrij, nel frattempo penso che stiamo per ripartire visto che sono le 7, per quello poi risento quando mi dite che Inzaghi non valorizza nessuno. Chi deve valorizzare che sta squadra andava rinnovata su 5 undicesimi? Vabbè, ma Gianni, la gestione che si è operato soprattutto in questo calciomercato è sotto gli occhi di tutti, poi chi non vuole vedere non vede. Cioè praticamente dirigenti che hanno abbandonato la barca da tempo, che non gli interessa assolutamente nulla, e in questo non do neanche responsabilità alla proprietà. La proprietà dice io non ho soldi, per me potete comprare quello che volete, vendere quello che volete, fate le operazioni coi soldi che avete, devi essere bravo a farle queste operazioni, non puoi andare a spendere 30 e passa milioni per Correa e tutta una serie di cose che poi non sto ad elencare. Devi essere bravo a fare mercato, vendi Skriniar, più che altro, Max, sai qual... 50, guarda, vendilo e ti rifai. Sai qual è il problema, Max? Che non impariamo dai nostri errori, quello è il vero problema. Cioè ora anche questa notizia qui di Pereira, no? Che ripeto, Pereira è 10 volte Gagliardini, siamo tutti d'accordo, ma perché bisogna andare a prendere poi tra l'altro l'ennesimo calciatore di Pastorelli, l'ennesimo calciatore, ormai noi in sede abbiamo quei 3 o 4 agenti che ci propongono i loro giocatori e noi ogni volta andiamo dietro a questi agenti. Cioè, per Marotta e Ausilio non esistono giocatori al di fuori di quelli che hanno Pastorello e quegli altri 3 o 4 agenti. È ridicola una roba. È perché il panorama del calcio italiano è quello, i nomi sono quelli, non ci sono soldi su cui puoi investire, no? Anzi, io guarda, io sono strad'accordo con te, però torniamo al discorso che facevamo prima. Anziché andare a prendere Pereira, gli devi dare 5 milioni di euro a Pastorello, e non so quando dovrai dare a Pereira, vai nel Lussemburgo, vai in Danimarca, prendi il giovane a 3 milioni di euro. Adesso il discorso che facevamo l'altra sera in live, ho detto siccome... No, Gianni, no, scusa Max, no, non costano di meno gli zombie, non costano di meno, assolutamente no, perché tu ad esempio l'anno prossimo che andrai a acquistare Acerbi, perché ormai l'abbiamo capito che vogliono riscattare Acerbi, dovrai dare 4 milioni di euro alla Lazio,
una commissione gliela dai sicuramente a, a Pastorello. Ciao Giuseppin, buonasera. E dovrai dare non so quanto prende Acerbi. Il Calululu della situazione, cavolo si chiama anche lui, ti costa molto meno di Acerbi. Non è che gli zombie costano meno. Cambiamo sta cazzo di politica, ragazzi. Che tanto non ci sta portando frutti. Non ci sta portando frutti. E mi dici tu come sei messo? C'è Carciofo inquadrato in questo momento. Sì. Okay. Basta con sto... Lascialo perdere. Oggi lascialo perdere. Lo chiamo col suo nome, Carciofo. Cioè, posso... Comunque neanche un cambio, se non sbaglio, signor Max, eh. Rischio incredibile per Simone da Piacenza. Sai forse perché non ha fatto neanche un cambio? Sentiamo. Perché almeno ora uno dei due viene espulso e lui a fine partita dice: avete visto? Avete visto perché non li cambio? Per la seconda volta consecutiva non li ho cambiati e sono stati espulsi. Chi richiesta? Allora, puoi regalarmi grandi soddisfazioni, vai. E ora Mkhitaryan ce le regalerà. Comunque Lollo dice: io continuo a ripetere che quei soldi che spendono per prendere i pensionati ti prendi un giovane di prospettive e guadagni anche sullo stipendio. È il discorso che stavo facendo. Quello che stavo facendo. Gianni, io sono d'accordo. Bellanova è stato bruciato. Chiedo scusa. Beh, sono d'accordo con lei. Ma il problema è che Bellanova non è un giovane. Un giovane da lì. Sì, sono d'accordo. Porca miseria. Sì, ho detto sono d'accordo che siamo partiti. Ma l'ambiente stadio lo devo creare io, l'ambiente stadio. Ma glielo metto subito, è che mi stavo rispondendo a Gianni. Gianni merita rispetto nelle risposte. Ragazzo. Gianni, che c'hai una certa età, fai il bravo. Partiti, 26 secondi, 27, 28, 29. 30. E siamo uguali proprio, eh. Ciao Pachi, grande Pachi, devi restare con noi. Pachi, domani sera il club di Inter UEA ti vogliamo, Se devi ti vogliamo essere il protagonista del club domani sera tu. Domani cori anche contro le altre squadre, cori contro il Milan. Bello domani, ragazzi. Bello, ci sarà anche il gioco Sarabanda forse. Che Pachi... Ci sarò domani, ha detto Pachi. Attenzione qui, proviamo a recuperare palla. Dai ragazzi, entriamo con un piglio diverso, andiamo a vincere questa partita, avviciniamoci a quota 70 punti, che deve essere ormai quello il nostro obiettivo, ahimè ragazzi. Poi comunque lo riprendiamo domani, ragazzi, il discorso giovani, visto che ci sarà il club e analizzeremo tanti temi domani sera. Ricordo dalle 21:30 sia su Twitch che su YouTube, ogni domenica alle 21:30. Bellissima sventagliata qui da parte di Bastoni, però. Calcio d'angolo, undicesimo calcio d'angolo al primo minuto del secondo tempo. Si scalda tutta la panchina della Cremonese. Occhio. E dell'Inter non si scalda nessuno, ragazzi. Nessuno, perché noi siamo già caldi, che cazzo dobbiamo scaldarci? Calcio d'angolo, chi va dalla bandierina? E penso Ciala da lì. Che non ha fatto nulla nel primo tempo, speriamo che... E Di Marco che scambia con Ciala, che gli dà di nuovo la palla a Di Marco, mette una palla, velenosissima, Carnesecchi ci arriva, attenzione ancora l'azione, Ciala rimette, Madonna, dodicesimo mia, calcio, d'angolo. Calcio d'angolo, bravissimo Carnesecchi qui, bravissimo Carnesecchi qui ragazzi, palo, preso il palo, sai che non l'ha presa Carnesecchi, l'ha parata, che parata ha fatto qui? Mamma mia ragazzi, che parata ha fatto qui. Grandissima parata, sì. Vabbè, non voglio dire niente, dai, perché sennò poi dite sono il so. Carne secchi. Comunque, carne secchi, ragazzi. Carne secchi non è che chissà quanto costava l'anno scorso. E gioca in Italia, quindi non c'è bisogno neanche di avere osservatori. Credo che sia ancora dell'Atalanta. Assolutamente sì, attenzione qui ad Acerbi che fa un bellissimo tiro, però la devia. Calcio di rigore, ragazzi. Calcio di rigore tutta la vita questa qui. Sì, sì. E rigore, la ripetiamo, dovrebbe essere rigore. Sai perché rigore? Te lo dico adesso. Perché? Dai, perché c'è l'esperienza. Che Kirikes si è messo subito dopo l'azione le mani dietro la schiena. Forse no, Max, però. Rivediamolo, lo rivediamo qui con Acerbi che prova il tiro. No, calcio purtroppo, mani attaccate al corpo. Sai cosa? Che ce l'aveva dietro, ma lui si è spostato con... Però non credo che gli dia... Stato bravo l'arbitro. No, non è il rigore, ragazzi. Non è il rigore perché Kirikas è stato bravo a tenere le braccia attaccate al corpo. Però siamo rientrati bene in campo. Come il primo tempo. Intanto ora c'è un lancio cerchiamo di oggetti verso Di Marco. Adesso si calmano i tifosi, forse. Intanto l'arbitro, probabilmente stanno facendo un check comunque, non c'è nulla, ma ok, ha dato il via, si riparte. Calcio d'angolo che batte Di Marco, vediamo come la mette, sul primo palo a Luca. Mamma mia ragazzi, mamma mia, altra occasione pericolosa dell'Inter con Bastoni sul primo palo.
Allora, Dario, tu dici tutti i Napoli, ma la rendevolezza degli altri fa ridere. Anche il Napoli sente la pressione e basta mettergliela. Ma ormai Dario si è andato in una direzione che io non voglio né tirarvi i piedi, ma poi ci mancherebbe, sono contento che comunque l'Inter quest'anno non ha possibilità di vincere lo scudetto e quindi sono contento che lo vinca il Napoli. Ma in questo momento qui non lo so cosa può succedere per far perdere il campionato al Napoli. Allora, il Napoli deve giocare, secondo me, ancora a mille, come se non avesse fatto nulla, consapevole, Spalletti lo sa, che le altre dietro possono mollare ancora tanto. Perché non c'è una squadra che viene di rincorsa. Ma no. C'è, capito? Non c'è una squadra che dice, cazzo, è tre vittorie consecutive, o li vedo in palla. E sono tutte squadre, parliamo del Milan e dell'Inter in questo caso, te la metto così, che sono ancora dentro la Champions che si giocherà tra 2-3 settimane, perciò psicologicamente, ma poi non hanno neanche la forza e la convinzione per lottare per lo scudetto. Per questo il Napoli può permettersi addirittura tranquillamente dei passi falsi. Questo è, a mio avviso, ripeto, e mi auguro che il Napoli vinca lo scudetto, a prescindere da tutto. A mio avviso questo sarà l'anno, negli ultimi 4-5, dove si vincerà con maggior distacco. Ma per la bravura sicuramente del Napoli, il lavoro che sta facendo Spalletti, ma perché dietro veramente, ragazzi, chi ne piglia di meno? Forse sì. Paradossalmente, poi, e lo dico con il buio nel cuore, forse l'unica squadra non che poteva impensierire, ma che poteva un po' accorciare, era la Juve. Poi Max, dipende anche quanti punti farà il Napoli a fine campionato, perché se davvero questi fanno più di 90 punti... Ma non gli davvero... ma che cazzo gli fanno 90 punti? Ma non gli servono neanche, attenzione alla credenza. No, appunto ti dico, però c'è da capire, attenzione qui a Dumfries però, che prova ad essere pericolosa, bellissima azione individuale qui da parte di Dumfries, che l'allarga tutto per Dzeko. Prima azione importante di Dumfries da quando è iniziata la partita, vediamo se riusciamo a sfruttarla. Ed in Dzeko tira, carne secchi, però centralissimo purtroppo il tiro di Dzeko. Bella azione qui da parte, sì, di Dumfries, bella, c'è da dire. Ragazzi, sto portiere è veramente interessante, anche nel posizionamento, cioè il tiro non era difficile, però era piazzato benissimo, lui non ha dovuto fare un passo, la lettura che ha avuto il portiere è stata clamorosa, un giocatore per l'età che ha. Poi io ho visto fare degli errori anche clamorosi, ma ci sta nel percorso di un portiere, è da seguire. Guarda Max, ora seguiamo questa azione qui da parte della Cremonese, nulla di che. Sì, portiere dell'Under 21, carne secchi, bravo Ricky. Ma ora Dumfries, non per questa sgaloppata qui, perché comunque nel primo tempo l'abbiamo detto che non è che aveva fatto benissimo, però vuol dire che se gioca oggi lui a livello fisico sta messo bene, no? Perché se fa 90 minuti... Ma fisicamente io non l'ho visto male, Boggio. E perché allora lunedì è messo in campo Bellanova? Secondo me c'è un discorso che era legato al mercato. C'era un discorso... Attenzione, scusa Max, seguiamo questa azione qui con una imbucata bellissima da parte di Di Marco, però Dzeko sbaglia il cross. Io credo che sia arrivato... Bravo Gagliardini, bravo Roberto, che recupera una palla importantissima, la dà per Dumfries, però purtroppo non c'è nessuno vicino. Ma poi chi gli ridà la palla a Gagliardini là? Vediamo qui Calhanoglu che l'arpiona benissimo, prova a scambiarla con Lautaro Martinez. Cosa fa Lautaro Martinez? Mamma Kirikas qui, bellissima chiusura. Max, io voglio sperare, attenzione qui alla Cremonese però, che riparte uno contro uno, Ciofani contro Acerbi, vediamo se arriva Bastoni. Meno male, perché se era occhiere di lei, ragazzi, uno contro uno era frittata. Max, io voglio sperare che per Dumfries lunedì sia stato davvero un discorso di mercato. Per me sì. Perché altrimenti, è incomprensibile altrimenti. Io dico, che è successo? Ma scusa, cosa ha fischiato? Calcio d'angolo. Ma come fa a essere calcio d'angolo, Max? Probabilmente ha visto un tocco, non lo so, non l'ho visto, devo essere sincero. Però, ragazzi, non mi piace comunque, continua a non piacermi, nonostante non siamo entrati male, e come ripartono loro. Max, mi spieghi? No, per ora, io vorrei davvero, perché poi l'Inter sta facendo schifo ultimamente. Ma mi spieghi qui come fai a dare il calcio d'angolo? Non c'era, lo so, ho visto adesso su replay. Tiro a giro completamente fuori, vabbè. Occhio, no, perché di solito davvero. Noi ci purgano quando non abbiamo... Attenzione qui, dai, Edin. No, che fai, Dzeko? Dzeko deve uscire, ragazzi. Dzeko deve uscire. Dzeko deve uscire. Non ne sta indovinando una. Attenzione qui, Onana, che provato a far ripartire subito l'Inter, ma ha sbagliato il... Intanto si stanno scaldando. Vedi. Si stanno scaldando Aslani, Correa e Lukaku. Pacchi, perché siamo arrivati al punto dell'anno scorso, no? Dzeko l'anno scorso, partire da inizio febbraio, andò in difficoltà, no? Ma ci mancherebbe altro, ragazzi. Lui
fino a questo momento era sempre uno dei migliori in campo, però bisogna ricordare che Dzeko ha 38 anni, no? Quindi ci sta che lui a febbraio sia finito. Quest'anno, dicevamo, quest'anno non accadrà perché lui dovrà fare la riserva di Lukaku, invece si è trovato a fare di nuovo il titolare, e queste sono le conseguenze. Ma la colpa sicuramente non è di Dzeko, ragazzi, cioè la colpa è di non voglio dire neanche di Lukaku. Nel frattempo non so chi sta entrando, Max. Ah, è Leo. Ah, ok, credo sia, sì, è Leo. Leo, ciao Leo. Ciao Leo. Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Va bene. No, sono una belva oggi, veramente. Perché? Ma con chi? Con quelli che stanno giocando a Cremona. Ah. Ok, no, pensavo con noi. No. No, fammi capire perché sei così avvelenato. Perché noi, nonostante tutto, almeno l'impressione che ho io, anche Boggio, che non si stia facendo poi una bruttissima partita rispetto alle ultime. Però voglio capire perché... Attenzione, scusami Max, qui Darmian che l'ha imbucato. Calcio di rigore qui. Non va sulla palla, va dritto sull'uomo. Va dritto sull'uomo qui. Va dritto sull'uomo, va. Dai, che Dzeko non è uno che simula. Che Dzeko non è uno che simula. Direttore, dammi secondi. 55 03 04 05 06 07 08 09 okay, e 10. Posto. Ragazzi, ora io poi sono troppo di parte, no? Magari voi che siete un po' più lucidi. Per me lì va dritto sull'uomo, ragazzi. Ora vedo bisogna vedere se lo tocca, però. A me no, io intanto vai, che vai. Vi dico, allora partiamo col dire che oggi sono imbestialito con Inzaghi. Ok, perché io ho sentito che Gagliardini comunque non sta giocando male da voi in live, perché stavo tornando a sciare il primo tempo fino a quando abbiamo preso gol, comunque stava giocando anche bene Gagliardini. Tanto seguiamo. Il migliore in campo, okay, per l'Inter, tra l'altro ti hanno... Ecco, perciò... Attenzione qui ad Okereke, che per l'ennesima volta viene lasciato solo, bravissimo qui Darmian a chiuderlo. Però ancora che la palla non va fuori, vediamo se siamo bravi a rientrare. Tento Darmian qui. Okereke che quest'anno oggi si sta trasformando in Leao, più che per meriti suoi, per demeriti nostri. Vai Leo. No, che anche se Gagliardini sta giocando bene, io dico questo. Tu hai un giocatore completamente fuori dal progetto, che è Gagliardini, che a giugno va via, e hai un giovane che non ha mai sfigurato. Se tu vai a mettere Gagliardini, e anche se dovesse essere il migliore in campo, che fa tripletta e vinciamo, questo è un errore da matita rossa, secondo me. Seconda cosa, non hai Skriniar, non vuoi mettere D'Ambrosio che ha sempre fatto il braccetto, non metti De Vrij, non puoi mettere Darmian, cioè piuttosto devi giocare a 4, secondo me. Nonostante Darmian stia anche lui giocando molto molto bene. Poi, atteggiamento, secondo me, sbagliato, perché, ok, leggevo le statistiche, 20 tiri... Attenzione qui, scusa Leo, Dzeko dentro, però niente ragazzi, non riesce a davvero a indovinare niente oggi. Dzeko era fuori gioco, ma Dzeko malissimo. Adesso Dzeko sembra malissimo. Sembra anche stanco, goffo nei movimenti. Vai Leo, continua. Intanto riguardiamo... Forse prende la palla, sai? La palla non la prende, questo è il rigore tutta, ma la vita, rigore, ragazzi, perché li prende il piede. Io dico al VAR, no, al VAR che ci rompete sempre. Ma cosa cazzo vedete? Che sono negli però, ultimi ragazzi, 5 partite. A me non sembra che... Allora, non prende la palla, ma non mi sembra neanche che prenda il piede. Lui con la piana... Ma gli ha preso il piede? Va in pieno sul piede. Vabbè, lo staremo destra su destra, mi sembrava. Però, vabbè. Poi, dove siamo? Ah, sì. 20 tiri, 21. Ma tiri... Cioè, sì, no, vabbè, non presentabili, ragazzi. La statistica, eh? Ascolta, la statistica non fa testo. L'Inter ha avuto 3 buonissime occasioni, 2 grandissime parate di 3 parate di carne secchi. Cioè, che l'Inter. Ho visto quella di Marco Lautaro in. Anche nel secondo tempo ne ha fatto successione. Una strepitosa su Di Marco. Ok. Io oggi, Leo, non ti trovo. Molto arrabbiato, quasi amareggiato, e per la prima volta, sai che io di solito sono dall'altra parte, non sono completamente d'accordo. Sì, è vero. No. Allora io ti dico solo ed esclusivamente a sensazioni, perché attenzione di partita... qui però la Cremonese che prova a ripartire sempre con Okereke, che bravo Gagliardini, ma non è fa, come fa a essere fallo, scusa? È fallo dietro perché ha perso palla con Vasquez, però l'arbitraggio in questo momento è, non dico che ha senso unico, però che non ce ne lascia passare una. No, una cosa, per chi sta seguendo la partita con noi, poi chiudiamo il discorso di era rigore secondo voi, sì o no? Perché secondo per me sì. Quello è rigore tutta la vita, eh. Per me era rigore secondo tutta la sì. vita. Chat,
diteci se per voi era rigore. Entra Dessers nel frattempo ed esce Ciofani ed entra anche Afenaghian. Mette due attaccanti Gagliardini. Mette due, ma toglie Ciofani sicuro. Non credo che tolga Ocherecchie. Secondo me si mette a tre avanti. Infatti, esce Castagnetti. Ha capito che dietro noi patiamo tanto, ragazzi. Occhio, questa è una bella mossa di Ballardini. Dietro male. E in più vi dico una cosa, secondo me era rigore, ma l'Inter in questo momento dovrebbe essere in 9. Io ve lo dico in maniera onesta. Vabbè, perché in 9? Oh. Perché lui dà l'espulsione di Acerbi, probabilmente. Acerbi e Çalhanoğlu, dai. Tutti vengono muniti quando sbattono il pallone a terra. Infatti io ho detto, quella è... Ah, non l'ho vista. Secondo me sono... Okay. Perché dopo che è stato ammonito, ha preso la palla e l'ha sbattuta a terra. E difatti anche Marelli ha detto ha rischiato davvero tanto. E quelle sono due cose che ti trovi in 9. Perché anche quelle di Acerbi, Ocherecchie era in porta, ragazzi. Sì, siamo stati fortunati lì che c'era. Che purtroppo c'era vicino Bastoni ad Acerbi. Sì, però. Grazie, sì, Manuel. Bravo, Dumfries qui. Attenzione, si chiama questa azione. Dumfries è entrato con uno spirito nettamente diverso nel secondo tempo. Vediamo se avvicina Gagliardini. La mette in mezzo, però sbaglia il cross. Ancora Acerbi, ancora Kikes ben posizionato. Comunque, dalla chat, tutti, o meglio, Bilzi, Paschi, Canadian e Lollo ci dicono anche per loro. È rigore. E anche per me è rigore, ragazzi. Tutta la vita. Bravo, Gagliardini. Bravo Gagliardini, vediamo se siamo bravi a sfruttare questa occasione. Acerbi che la allargala, ma subito la dovevi dare. Attenzione Mkhitaryan, che però sbirgola tutta. Ma Acerbi ha sbagliato tutto, perché c'era Dzeko solissimo, ragazzi. Comunque ci sono, ragazzi, il fulcro della partita poi alla fine si giostra tra i centrocampisti. I nostri due, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, sono completamente fuori fase, ma proprio sbandati completamente. Cioè Gagliardini sta facendo un figurone oggi, di quelli proprio clamorosi. Gli altri due sono veramente devastanti. Cioè no, Çalhanoğlu è una roba, no. La peggior partita credo quando è all'Inter. Dumfries troppo attenzione pasticcione. Qui attenzione troppo qui però alla Cremonese, attenzione alla Cremonese, no, con Dessers che è appena entrato. Roba da attenzione non credere qui. Roba da non cross in mezzo, bravo Nana, bravissimo Nana. Sei un secondo avanti, Boggio, sei un secondo avanti. Perché... Sì. Aspetta che lo blocco. Lautaro, no, riusciamo ad uscire bene qua. Vai, attenzione Mkhitaryan, superiorità numerica, penso, da parte nostra. Comunque stiamo attaccando con tante persone. Dumfries sbaglia il controllo. Siamo molto lenti. Però seguiamo qui, attenzione, Edin Dzeko, mamma mia, sì, ragazzi, Dzeko. Allora, Dumfries bisognerebbe capire che è un giocatore che o lo lanci in velocità per poter fare qualcosa, ma se deve ragionare, cercare di puntare l'uomo e l'azione è persa. Adesso l'allenatore qua deve capire che ci sono degli uomini che in questo momento vanno cambiati. Non devi aspettare. Max, Dzeko non ne ha più. Dzeko non può essere più il titolare dell'Inter, ragazzi. È entrato nello stesso periodo dell'anno scorso, tra febbraio e marzo, in cui lui non riusciva più a stare in piedi. Io spero che almeno il signor Romelu Lukaku ci possa degnare di 2 mesi della sua presenza. Due mesi chiediamo a Romelu Lukaku, non di più, perché almeno poi rientra Dzeko in condizioni ideali e facciamo le ultime settimane con lui. Allora rispondo velocemente a Nevad, non mi appello agli errori arbitrali, però ragazzi, a Monza abbiamo detto la stessa roba. E vabbè, lì l'Inter ha sbagliato la partita, però dammi quel gol, finisce 3-1. Oggi qui non stiamo giocando benissimo, attenzione qui ad Acerbi, ma dammi quel calcio di rigore, poi vediamo come finisce la partita. Anche sta roba qui di continuare a dire non appelliamoci agli errori arbitrali, io sono d'accordo, però se è una cosa evidente, una cosa lampante. Però Boggio, aspetta, ragazzi, perché se sto rigore è tanto evidente non mi sembra. Ma non lo so, io lo andrei a rivedere non mi sembra un episodio di quelli proprio clamorosi, stiamo parlando di clamoroso. Cioè, come diceva Leo prima, c'era più facile che l'Inter in questo momento almeno in 10 ci poteva addirittura stare. Io adesso, ripeto, non riesco ancora a dare la responsabilità all'arbitraggio da qualche minuto. No, ma io... Max, io non è che voglio dare la responsabilità all'arbitraggio, sto solamente dicendo, bravo qui Onana che ci fa... Qua Onana, sì, qua molto subito bravo a risalire. Ma subito a risalire, perdiamo così, prendiamo qualche secondo, dai, proviamo ad imbastire una bella azione con Gagliardini che la prova a mettere in mezzo per Di Marco dietro per Dzeko! No! Niente, ragazzi, niente, purtroppo... Questa era bella però,
Questa era partita, era partito tutto bene qua. Siamo partiti bene con una bella lettura da parte di Onana, bel cross da parte di Gagliardini, bellissimo assist di Marco, però poi... Però ragazzi, cioè, voi siete d'accordo con me che in questo momento preciso bisognerebbe mettere Lukaku per Dzeko? No, no. Attenzione! Madonna mia, ragazzi! Per me, no, Leo... Per Darmian... No, giochi 4-3, ma non gioca Leo, Marco. Sono no teorie. Però siete d'accordo con me, ma che, sì, che ma io questa squadra non la farei cross, giocare niente, a 3 allora. È normale, cioè, però è un discorso che non dai, non... ora stiamo, attenzione qui, Lautaro Martinez dentro, Lautaro Martinez, sempre lui ragazzi, sempre lui che toglie le castagne dal fuoco, bellissima giocata qui da parte di Edin Dzeko, bellissimo assist, ma ancora più bravo Lautaro Martinez. Doppietta, ragazzi, che giocatore sta diventando Lautaro Martinez, mamma mia, ma ora cambia tutto, ora cambia tutto, grande Toro, grande Toro, vediamo se è regolare la posizione, regolarissima, sì, regolarissima. Quindi, regolare 2-1 Inter al 65esimo, l'aveva presa, ah no, pensavo che, no, deviata da Vasquez, che gli ha fatto una palombella che l'ha messo fuori causa. Troppo importante Lautaro Martinez. Sì, regolarissimo, Ricky, regolarissimo. Troppo importante Lautaro Martinez. Troppo importante. Qua bella la palla anche di Dzeko, rendiamo onore al merito. No, sì, bravissimo Dzeko, bravissimo Dzeko. Sì, no, difatti era... E ora bisogna... Non è finita, non sta è finita. Comunque stava per entrare Aslani, ora non so se... Sì, confermi i cambi, entrano sia Gossens che Aslani. Credo che a questo fuori punto... Fuori di Marco... E Çalhanoğlu. Sì, vabbè. Beh, questo era. Anzi, mi stupisco che ancora non è uscito di Acerbi, ragazzi. Visto anche che lui ha messo altre persone veloci davanti. Comunque, ripetiamo i cambi, ragazzi. Aslani al posto di Çalhanoğlu e Gosens al posto di Di Marco. Allora, sono due cambi che tutto sommato ci stanno. Vista anche. E poi, Leo, sono d'accordo con te quando dici che Gagliardini nell'Inter non può giocare. Io sono stra d'accordo. Però io valuto anche questa partita qui. E Çalhanoğlu, a parte l'ammonizione che ha preso, per me nei tre è quello che stava facendo meglio, no? No, ma probabilmente nei tre quello che sta facendo meglio è proprio Gagliardini. E il mio discorso va a posteriori, cioè va a priori, nel senso, un giocatore che è fuori dall'ambiente, che si permette di fare determinate dichiarazioni, ma soprattutto che tu hai un giovane che, perché parliamoci chiaro, quando mai ha steccato Aslani? Contro il Parma? Ok, ci posso stare, attenzione però, perché non dobbiamo prendere subito la ripartenza, bravo Miki, anche Mkhitaryan deve entrare un po' più duro, un po' più convinto sul pallone. Sì, purtroppo lui ha questa pecca a livello difensivo, ma è che non l'ha mai fatto quel ruolo lì, quindi è abituato a giocare un po' più avanti. Per me è proprio sbagliata la scelta di mettere un giocatore così. Poi gioca bene, ok. Rimango dell'idea che sia sbagliata la scelta. Ma io, Leo, sono stra d'accordo. Cioè, anche per me la scelta è sbagliata, soprattutto perché Gagliardini è un giocatore fuori dal progetto che tra 5 mesi non avrai neanche più. Invece Aslani ci devi puntare. Anzi, forse l'anno prossimo Aslani, vediamo la situazione Brozo come va a finire. Quindi inizia a dargli minutaggio, visto comunque, attenzione, qui bellissima chiusura da parte di Bastone. Però poi vedi. Inizia la partita, prova a valutare un po' la partita e devo dire che... No, il discorso sulla partita lo faccio dopo, anche guardando meglio questa ultima mezz'ora, 25 più recupero. Però io, finita questa azione, vi dico una cosa, sperando di non prendere gol. Io dico, perché quando l'Inter va sotto... E stiamo parlando dell'Inter, non della Cremonese. Quando l'Inter va sotto... Bravo Dzeko qui, ragazzi! La mezzo falletto. Fallo di mano. Ma minchia, gli tira la maglia. Vabbè. Fallo di mano. E non ha la reazione che sta avendo la Cremonese adesso. Cioè, la Cremonese ha iniziato a giocare da quando ha preso il gol. Se ci pensate. Stanno prendendo palla, pressando. Noi invece, è sempre... E siamo l'Inter... Leo, Leo, è una squadra e devi anche capire questo, cerchiamo di capirlo, che in questo momento non ha grandi certezze, no? Hanno estreme paure, c'è tutta una situazione... Bravo Gossens qui, bravo Gossens, però allora. Bellissima chiusura da parte di Bianchetti. No, ha preso palla, non so se era Bianchetti, però bellissimo intervento. No, Sernicola.
bellissimo intervento qui di Sernico. Comunque, ora non so come la vogliamo. Poi, vabbè, abbiamo fatto gol. Però lui non stava cambiando Dzeko per Lukaku, eh. Sia chiara questa roba, no. Qui. Cioè, vero. Che mi devo fare su Lukaku se a 25 minuti dalla fine lui non era in grado neanche di fare, ripeto, 25 minuti contro la Cremonese. E stavo pareggiando, quindi ti serviva un attaccante. Ascolta, in un contesto normale, evidentemente Dzeko andrebbe sostituito con un'altra punta, adesso che sia Lukaku, okay. Però ti ritrovi il suo amato Correa, che comunque lo ha anche vantato a fine della partita, e non lo stai mettendo. Perché non lo metti Correa? Io non lo metto, Max, perché io credo, io Max, io spero, bravo qui, bravissimo qui, non so se era Mkhitaryan, sì. Io spero, Max, che lui davanti alle telecamere, comunque, che stia a far così, dica determinate robe. Ma poi lo ripropone. Però non lo ripropone Correa. Correa non è che lo ripropone, perché Correa... Per me l'ha capito benissimo anche lui, che due attaccanti come Lautaro e Correa non possono così stare insieme. Che perdi tutta quella parte di palla lunga e vado a giocare sulla seconda palla, sponda, eccetera, eccetera. Perciò i cambi sono Lukaku, Dzeko, Correa, Lautaro. Cioè, devi scegliere uno tra Correa e Lautaro e uno tra Dzeko e Lukaku. Però Leo, in realtà poi domenica, ma lunedì abbiamo giocato con Lautaro e Correa. Sì, ma infatti si è visto, non abbiamo preso un pallone davanti, Ah, ma comunque Lautaro... Intanto usciamo ancora bene, Aslanic, Lautaro da solo. Che partita, qui Aslanic sbaglia tutto purtroppo, perché non ha visto Gosens solissimo e riparte la Cremonese. Bravissimo Mkhitaryan! No, non è fallo, no. Ragazzi, attenzione. Non è fallo. Bravo Mkhitaryan, veloce, sta palla, cazzo, smettono a parlare, è più cattivi. Bravo, ragazzi, non siamo una squadra, ragazzi, io dico sempre, non è una squadra che riesce a gestire il... non mi piace questo atteggiamento, noi non siamo una squadra che possiamo gestire il risultato, devi affondare, giocare, gioca la partita, gioca a fare comunque il guarda che personalità che ha sto ragazzo, poi ripeto, non è Modric, deve migliorare tanto, ci mancherebbe classe 2002, ma ha una personalità clamorosa. Bel lancio qui, vediamo, purtroppo un po' scalibrato, però bravo Gosens, era fuori gioco. Comunque vi posso dire che, e questa è una cosa che mi è venuta in mente sentendo il discorso di Max, nel senso che si mettono a parlare, che caliamo di ritmo, eccetera, eccetera, eccetera. Che i due esce Okereke, scusa Leo, esce finalmente Okereke, finalmente. Però ragazzi. entra Zani Macchia comunque. Che i due cambi Aslani Gosens secondo me sono importantissimi nel momento in cui va in vantaggio, perché sono due che hanno sempre tanta voglia di giocare, tanta voglia di fare, e quindi magari ti possono dare quella sveglia in più, cioè mantenere la sveglia. Verissimo Leo, verissimo, perché comunque Gosens, guarda, anche lui è un giocatore da ritrovare, perché parliamoci onestamente, non dà nulla di più a quello che ti dà un giocatore da sé. Bravo qui Dzeko, però entra con la voglia, no? Entra con la voglia. Sì, quindi... sì. Comunque possiamo dire, al netto di tutto, intanto ragazzi, se qualcuno dovesse rubare il telefono della signorina bionda che hanno appena inquadrato, il codice di sblocco è 1508. No! Cazzo, l'hanno inquadrato proprio mentre lo premeva. Comunque deve, come allenatore, ha una fiducia incondizionata su Dzeko. Cioè si fida in una maniera impressionante, perché non riesce a risparmiarlo, non riesce a gestire. Bravo Dzeko qui, bravo Dzeko. No, sbaglia Roberto, Gagliardini, secondo me che la poteva dare all'Autaro Martinez dentro. La poteva dare all'Autaro Martinez. Grazie Vilsi numero uno. Attenzione qui, bravo Lautaro che ha preso la palla? Sì. Sbagliato là, doveva scaricarla subito. Minchia, ma Meite oggi, ragazzi, praticamente ha fatto il centrocampo della Cremonese, ha giocato praticamente solo lui. Cioè, non siamo riusciti. Attenzione qui alla Cremonese, ragazzi, attenzione qui alla Cremonese, con Sernicola che la mette in mezzo. Attenzione al fallo di mano. La Cremonese chiede un fallo di mano, ma credo non ci sia. Spero non ci sia nulla più che altro. Non lo so, perché hanno alzato la mano tutti. Ma io c'è fatico. Come cazzo l'ha fatta a prendere quella mano, ragazzi? Non lo possiamo vedere, Boggio. Se c'è fallo di mano, tanto ormai non è che si sgarra più. Ma mica tanto questo, Max. Con noi sgarrano. Vabbè, sul fallo di mano. Sul fallo di mano è difficile. 90% lui. A meno che non... Comunque,
Io vorrei un po' più di chiarezza da parte della società, perché Brozovic ha fatto tutto il mondiale, è stato quello che ha corso di più e solo oggi è venuto fuori che il polpaccio sta ancora male. E se Lukaku oggi non entra e non fa un quarto d'ora, che è fra un minuto, intanto vediamo se c'era un fallo di mano. Allora, è un'azione... No, era attaccatissimo. Mi sembrava l'avesse preso sull'altro. Sull'altro, anch'io. L'unico dubbio che avevo era se la prende sull'altro, il braccio è largo. Perché l'altro è largo, esatto. Bravo bastone che comunque ci sarebbe un gran problema, Lukaku. Ecco, sta entrando. Un posto. No, ma Leo, no, ma è comunque un discorso da fare. Cioè, questo farà gli ultimi 10 minuti. Non è che chissà che sta facendo gli ultimi 10 minuti, è la cosa più... No, ragazzi, non voglio pensare che stia mettendo anche Correa. Comunque, la cosa più clamorosa... Attenzione, perché secondo me è una gran mossa Lukaku Correa, secondo me. No, perché? Ascolta, vorrebbe dire rinunciare a giocare, Leo. Lasciamolo. Non lo so, secondo me sono due giocatori... Cioè, se Correa dovesse essere in qualche modo rivalutato, lo può fare con Lukaku vicino. Sì, ma il problema è che lo può fare con il vero Lukaku, non con un Lukaku che sembra... Anche su questo hai ragione. Poi non so come la possa prendere Lautaro ad uscire dopo che ha fatto doppietta. Ma io non credo attenzione qui, ragazzi, alla Cremonese. Ora la partita non è finita, anzi, meno male che è qui. Non so se era Valeri. Non lo so, ragazzi, se stava... Per me non stava entrando Correa, Cioè, ora io non l'ho visto Correa. No, ma infatti entra anche Correa. Sì. Lukaku Correa. Miseria, maledetta. Posso dire che sono contento? Dai, Leo, buttano la miseria ladra marocchina. No! Nel senso... marocchina, Dio incraniato. Ma perché mi devono fare bestemmiare sempre? Ma porco... Ragazzi, perché Correa, ragazzi? Ma poi ha tolto sempre il giocatore ammonito. Ora che Acerbi ammonito non lo toglie. Ma porca di quella miseria. Ma no, ma non puoi sostituire. Bella questa immagine. Cioè, sul 3-1 mi potevo ancora capirlo. Manca un quarto d'ora, 3-1. Metti due, uno che è un cadavere, l'altro che non sappiamo bene che fine deve fare. Allora, così no, ragazzi. Così no. Ragazzi, qui... Si è preso un bel rischio Inzaghi, si è preso davvero un bel rischio. Però vediamo se Correa e Lukaku entrano con un piglio diverso. Fatto sta che io la Toro Martinez non lo tolgo né oggi, né domani, né dopodomani. Soprattutto per la partita. Su questo sono d'accordo. Per la partita che stava facendo. Poi la Toro ti aiuta tanto anche in fase difensiva. Io non voglio... voglio parlare. Vediamo ragazzi, vediamo. No, io sono d'accordo che Lautaro non lo tiro fuori mai, però vi dico anche che se c'è una possibilità di vedere sprazzi di Correa, se ancora qualcuno come me potesse avere fiducia, pensiero. Sei bugiardo. Attenzione qui alla Cremonese, ragazzi. Attenzione, poi continuiamo il discorso. Attenzione alla Cremonese che ha recuperato palla proprio su un errore di Correa. Dentro per Dessers, vediamo se Acerbi riesce. Mamma mia ragazzi mamma, come abbiamo rischiato qui, ma no Gibi, che corre con la fascia di capitano, madonna come abbiamo rischiato qui ragazzi, come abbiamo rischiato con Darmian che stava combinando una follia, ma di quelle clamorose stava combinando Darmian ha salvato il gol sì, ma la sta buttando in porta Leo Beh, però lì se non ci sei è gol. Lo so, Leo, però è rischiato tanto. Tanto. Quello è vero. Ragazzi, ho perso la partita io. Dazon mi si è piombato, vi dico. Meglio, signor Max. Meglio che Dazan. La persa, che questi saranno 10 minuti che tu non hai neanche l'idea. Dazan non è... mi è andato... Non neanche l'idea. Da Zang! È andato a vederla direttamente da Zang. Sono al 78 signor e Max. 12. Oh. No, aspetta allora, ti devi fermare per due secondi ti devi fermare. Bravo qui Lukaku che la domestica bene. Proviamo a ripartire noi.
Allora, cerchiamo di restare un po' più calmi ora. Cerchiamo di restare un po' più calmi. Gestiamo palla. Bravo Aslani qui, Acerbi, per Mkhitaryan, che la larga tutto per Darmiani. Dai ragazzi, bene, così. Dalla dentro. Dai Correa che è Kirikes che c'è di fronte. Forza Correa. La larga per Dumfries, che la mette in mezzo. Sbaglia l'ennesimo cross della serata e riparte la Cremonese. Purtroppo ma io Dumfries dico, sbagliato. Mi potete il cross, dire... però bravo qui. No, bravo qui. Sì. Mi puoi dire... Non, io alla fine magari gli darò anche 6 di stima. Se ha azzeccato un passaggio, un cross l'ha fatto uno. Dimmi il cross, l'unico passaggio che ha azzeccato è quello su Dzeko, che poi si era trovato da solo davanti a Carnesecchi. Quello è stato l'unico passaggio azzeccato. Manca tanto ancora, ragazzi. No, neanche uno, secondo me, Canadian. Neanche uno ha azzeccato. Attenzione qui alla Cremonese con Darmian che sbaglia tutto. Bravo Gagliardini che recupera Darmian. Gagliardini. Darmian, sempre Darmian, non è stato Darmian. Ah, è stato Darmian, ok. È stato Darmian, sì. Ma Lukaku? Dove è Lukaku? Dove sei Lukaku? Poi dici che non me secondo me, ragazzi. Non è in campo, Secondo me ma come non è in campo? Ah, no, eccolo. Che cazzo dici? Che cazzo dici? È sparito completamente dal monitor. Attenzione qui alla Cremonese. Non stiamo marcando, ragazzi. Attenzione, Mete che l'allarga. Siamo messi malissimo dietro. Sernicola che prova a puntare Gosens. La Cremonese ci ha chiuso nella nostra area di rigore. Correa, vediamo se riesce a recuperare un pallone. Niente. Ancora Mete, la dà dentro per Dessers. Madonna di Dio. La Cremonese ci ha chiuso dietro. La Cremonese ci ha chiuso nella nostra area di rigore, praticamente. Perché. Io davvero dopo voglio andare a rivedere l'azione di prima per capire Lukaku dove era, perché lì c'era bisogno di Lukaku che si prendeva palla e si faceva far. Ma dove cazzo era lì Lukaku, ragazzi? Dove era Lukaku lì? Ha laggato, stava laggando. Dai. Comunque ragazzi, sul discorso capitano, la società ha fatto capire che la fascia sarà data di volta in volta a chi ha più presenza in Muzzo, cioè anche qua fa capire in campo. Se in questo momento c'è la Gagliardini è perché tra quelli che è in campo meno male che lì ha sbagliato tutto. Vediamo se siamo a sfruttare questa azione qui. Gosse sbaglia tutto, Robin sbaglia tutto, e queste azioni qui non le dobbiamo sbagliare, anche perché ora ragazzi la Cremonese riparte, siamo in inferiorità numerica. È ridicolo da dire, ma siamo in inferiorità numerica. A 7 minuti dalla fine stiamo prendendo il contropiede. Bravo Aslani. Grande Aslani. Ciao Luis, come stai? Bravo Aslani qui che recupera una palla importantissima. Nel frattempo 6 minuti di gioco. Lukaku, palloni toccati 0, ragazzi. 0 palloni toccati da parte di Romelu Lukaku. Vediamo Correa, che viene a prendersi palla a centrocampo. Ma hai visto cosa ha fatto? La piroetta per dargliela indietro, sputato veramente, guarda. No, ma dai, io non riesco veramente, dovrebbe mangiarsi veramente i palloni. Datemi il pallone che dribblo tutta la squadra, capito? Quello dovrebbe essere la sua cattiveria. Ma niente, lui poi gliela passa. Vediamo Lukaku se riesce ad addomesticare una palla, Lukaku. Giochi con nome, non male che fallo, perché veramente oggi mi fai ingrazzare. No, vabbè, qua ce n'erano 45 di falli, non ce n'era uno. Tutto bene, Luis, tu come stai? Io sono d'accordo col discorso di Max che Correa deve prendere palla e dribblarla, dire datemi la palla che dribblo la squadra. Il problema è che se non gli riesce quel dribbling lì. Guarda la sua postura quando il gioco è fermo, è una roba da prendere a schiaffi, Bravo Lukaku. Vediamo Aslani se riesce ad aprirla bene per Gosens. Bravo. Ha messo bene per terra. Prova anche il cross, però bravo Kirikes che anticipa un immobile Correa. Fai fallo almeno Correa. Dovevi far fallo, maledizione a te chi ti ha preso pure. Attenzione qui Dessers. Ciao De Scorpion. Non si può fare delle... La Cremonese prova a tornare in avanti. Siamo messi ancora male. Siamo messi malissimo dall'altra parte. Infatti la palla arriva proprio da quella parte lì dove eravamo scoperti. Vediamo Dumfries non farti staccare. C'è Zanimacchia che fa l'elastico. Ma vai a cagare. Era buon aiuto. Buon aiuto, ma ancora peggio. Non sai neanche tu come ti chiami. Buon aiuto. Ma abbiamo finito i cambi? No, ce n'è un altro. No, ne ho. Chi c'è in panchina? Giusto per capire, che ormai non so neanche chi sia. Bellanova, Bellanova. Volevo fare vedere.
De Frey, spengo, però, non spengo. Vai, poi Bellanova, De Frey e... ma basta, solo loro abbiamo, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Eh sì, praticamente loro. Vabbè, questa è la squadra. Bravo Mkhitaryan qui comunque. Bravo Mkhitaryan. Vediamo qui con Correa. Bravo, bravo, bravo. Si prende un fallo intelligente qui Correa a centrocampo. Questo devi farlo. Mancano 6 minuti, ragazzi. 6 minuti. Te più recupero, ne mancano 10, dai. Sì, 10 in totale. 4 minuti di recupero ci stanno. Dai, Denzel, dai. Uno che ce si viene a prendere palla tra i due qua, attaccanti. Ti tiro uno schiaffo, ce l'hai là. Veloce. No, virtuale, bravo Romelu. Bravo Romelu, mannaggia. Solo roba mannaia, virtuale, ragazzi. Noi solo roba virtuale. Noi virtuale. Bravo, bravo Dumfries, dai, ragazzi, dai, dai, dai. Calma, signor Max, deve stare tranquillo. No, perché giù hai ragione, però hai ragione. Nervosissimo. Bravo Aslani, bravo Aslani. Neanche io l'ho capito, De Scorpion, a dire la verità, però poi lo analizziamo soprattutto domani sera. Dai, mettiamo domani questa palla in ghiaccio. Domani sera c'è Pachi, ragazzi, vi invitiamo tutti quanti in live. Col grande domani Pachito. Tanti cori. Pachi domani watch. Tanti cori domani sera. Dai Mkhitaryan. Tra l'altro potremmo cambiare la colonna sonora per le partite, ragazzi. Questo qui è monotono. Attenzione Dumfries. Perché vi mettete chi le mani in testa, chi le mani su? Dai ragazzi, forza, fatico, forza. Fatico. Bravo Bastoni, entra nel campo Bastoni. Ah. Allarga tu, ma perché tiri? Perché hai tirato? Perché hai tirato? Perché hai tirato? Ma perché? Perché? Ti sei creato lo spazio, si sono allargati i giocatori, un filtrante dentro, sei un asino. Guarda Luis, io invece su quel cambio lì sono d'accordo, su Aslani Çalhanoğlu, andrò sì. Controcorrente, ripeto, ma su Aslani Çalhanoğlu sono d'accordo, giusto far restare Gagliardini in sì, in sì, campo, per me sì, uno dei migliori in campo oggi. Vista anche la prestazione soprattutto di Çalhanoğlu. Seriamente, chi è che ci abbiamo in panchina? Fammi vedere. De Frey solo, ragazzi, solo De Frey abbiamo. Ah, beh, no, aspetta, c'è De Frey, Bellanova, c'è D'Ambrosio, ci sarebbe, c'è Fontanarosa, Carboni. La Madonna, squadrone. Mamma Gagliardino, guarda, si deve dire, perché sennò si è anche ingenerosi, ragazzi. Ora lui ha i piedi al contrario. Vai, corre Correa, sì, corre vai. Correa. Corre Cacchioli. Ma secondo te, signor Max, come mai Correa è messo così male? Sei serio? Ma è depresso, è malato, ragazzi. Quanto sei forte, Cri! Quanto sei forte, Cri! Madonna, che sta combinando Aslani! Azione individuale clamorosa, ragazzi! Tacco, però, qui ha voluto strafare Aslani. Ma, ragazzi, ma che giocatore è? Oh, pare che ti togliamo il microfono, Sì, ti andiamo un po' più distante, direttore. Stordito. Ma io quando vedo queste cose qui, dimmi caso quando vedo queste cose qui. Voi no? Sì, sì. Vedi ora questo che deve combinare, ragazzi. E fischialo, cazzo! Ti ha rotto. Allora, ripartiamo nel frattempo con Bastoni. Si va a prendere palla Correa a centrocampo. 3 minuti dalla fine con la Cremonese devo fare sta vita. Oh, c'è chi con la Cremonese ha pareggiato lì, ti devo ricordare solo questa roba qui. Solo questa roba qui ti voglio ricordare. Dai. Ora la stiamo gestendo comunque, non voglio dire altro. Vediamo Correa che prova a entrare nel campo, Lukaku, la domestica, ancora dentro per Correa, bellissima palla dentro, qui per da soli, solissimo davanti a Carnesecchi! Giuda, c'avevi Gagliardini solo! Era fuori gioco, ma bellissima palla qui da parte di Correa, bellissimo scambio tra Correa e Lukaku. Che è successo? Intanto all'altra stanno giocando. Minchia, quello si involava nell'area di rigore. Da zona. Bellissimo scambio qui, ragazzi. Scambio tra 6 metri di fuori gioco tra Correa e Lukaku. Ciao Gino, grande Gino. Grande bellissimo. Gino. Chi è Gino? Come grande Gino, chi è Gino? Gino, perdonalo perché non sa quello che dice. Quanti minuti dà di recupero? 5 minuti. 4. Tutti 5. No, 4 minuti ci stanno, dai, stringiamo i denti, bravissimo ancora qui Mkhitaryan, Aslani. Nel secondo tempo si è ripreso rispetto a sì, prima. Vero, verissimo Max, verissimo. Lo stesso palla, nel frattempo 66% Inter e 34% Cremonese. Attenzione qui a Aslani che arriva.
ripartiamo con Bastoni. Attenzione, Bastoni, che sono tutti lì. Bravo, bravo, Bastoni. Bravo. Da dentro per... Vai, punta, punta, pannolino, punta. Bravo. Vai, dai carciofo, dai carciofo, puntalo. Carciofo, punta carciofo, che ne fa fuori uno, ne fa fuori un altro. Dentro a chi? La dai dentro a chi? La dai dentro a chi, però meno male. Ma Pannolino ha fatto una finta a chi? Ma l'hai vista cos'è la giocata? Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, ultimi due minuti. Sono spesso sul vostro gruppo Facebook, dice Gino. Grandissimo Gino, salutiamo. Salutiamo tutti i ragazzi che ci stanno seguendo. Che adesso ci finisca, la finisca, signor Max, la finisca, Leo, la finisca. Ragazzi, seguiteci appassionatamente. Seguiteci anche su YouTube, ragazzi, seguiteci anche su YouTube. Bellissima palla recuperata qui da parte di Dumfries, però muoviti, ragazzi, il fatto di Dumfries è che lui recupera le palle, ma poi le sbaglia, perché così, ha la testa montata al contrario e i piedi montati al contrario. È davvero un peccato questo ragazzo. Comunque, io non lo so se Inzaghi la sta guardando la partita. Cioè, sto ragazzino, attenzione qui, ragazzi. Attenzione qui alla Cremonese. Bravissimo, bravissimo. Sinistra. Mamma Slani. Ma guarda Slani, oh. Quello che ti stavo dicendo. Dagliela. No. Ma è fallo. Ma sì, fallo. Però ascolta. Ma va bene. Aspetta, che Gino ha scritto che lì da 3 anni si chiama Gino Pera. Famoso Gino Pera, quello del caffè. Caffè Pera. Grande Gino, ti aspettiamo. Anche su YouTube, lo diciamo a Gino. Anche su YouTube, mi raccomando, Gino. 4 minuti di recupero, signor Max. 4 minuti di recupero. Ma no, posso dire una cosa? Con che personalità è entrato Cristian Aslani dalla Ma te l'ho detto, Inzaghi mi auguro stia guardando la partita. Poi ognuno... Guarda qui Dumfries. Madonna, cosa ha fatto Dumfries, ragazzi. Come l'ha messa giù. Madonna, traversa di Denzel Dumfries, ragazzi, con un tiro clamoroso, l'ha tirata addosso all'avversario. Perché Kirikes si è impaurito della potenza del... Guarda come l'ha messa giù poi qui Dumfries. Madonna, ragazzi. Comunque, ragazzi, abbiamo questa azione qua, rimpallo, traversa. Se prendiamo il 2-2, bestemmio il redentore. No, Leo. Leo, io voglio uscire e passarmi un sabato sera in armonia con la mia famiglia. Fatemi fare almeno un sabato sera senza bestemmie. Oh, palla non c'è da parte di Roberto Gagliardini. Calcio d'angolo, ma è calcio d'angolo. No, è fuori gioco. Fuori gioco. La colpa è sempre di Lukaku, ragazzi. La colpa è sempre di Lukaku, attenzione. Quanto è importante. Dietro, ragazzi. Molto probabilmente ultima occasione per la Cremonese. Lancio su, stai tranquillo che la mettiamo in cassaforte con Roberto Gagliardini. Date palla a Gagliardini, ragazzi. Se prendiamo gol adesso mi incazzo. Basta con sta cazzo di sfiga che ci portiamo addosso. Dai, uno che esce qui, attenzione qui a Valeri che prova a entrare in mezzo al campo. Non è niente, gioca. Punizione per la Cremonese, ragazzi. A 2:10 dalla fine. Punizione. Attenzione qui, uno che segue l'estate. Lukaku, devi seguirlo tu. Madonna di quella miseria, ma dorme in mezzo al campo, ragazzi. Ma questo dorme, sembra visto i burattini. Lui è un burattino in mezzo al campo. È un burattino in mezzo al campo. Madonna mia, attenzione qua. Però io veramente voglio dire una cosa a Lukaku, che tu eri lì a fare non dico cosa, no, in barriera con una distanza di 50 metri, anziché restare lì solo, potevi seguire l'uomo anziché chiamare le persone. Cioè, questo sembra davvero scollegato dalla realtà. Lukaku è scollegato dalla realtà. Dai, tieni lì, prenditi l'ammonizione. Vai, gioca, dai. E vai dove ci sono Lukaku e Dumfries. Vai dove ci sono Lukaku e Dumfries. Vediamo se siamo in grado di tenere questa palla. Niente, la recupera la Cremonese. Accorciatela, bravissimo, cazzo, pachiderma. Vedi a quello. Madonna, cosa ha combinato Lukaku, ragazzi. Ma vedi lui. Ma che fa carciofola? Vai a coprire. A fine partite si dice roba. Attenzione qui, ultima azione questa volta davvero per la Cremonese, che prova con Sternicola. Mkhitaryan che prova a sternarlo. Mette solissimo, entrano dentro l'area di rigore. La mette in mezzo. Oh, nana, madonna, questo è un pazzo scatenato furioso. L'Orlando furioso. Prendila! Ma cosa fai?
Ma perché devi farmi Max tutto bene? Ma lui li Max, lui li sbeffeggia. Ha praticamente sbeffeggiato la Cremonese. Capito? Mi dia una risposta. Me la devi dare in questo preciso momento. Attenzione qui, niente, Lukaku non riesce a recuperare anche una palla. Vediamo se siamo così poli da regalargli anche. Bravo! Oh, sì, è finita, ragazzi, perché mancano 5 secondi. L'arbitro non penso che faccia giocare ancora. Vediamo qui. Finita. Finisce qui. L'Inter espugna il Camp Nou 2-1 a Cremona. Ci portiamo a 40 punti in classifica e a momentaneamente secondo in classifica. Simone Inzaghi. Secondo in classifica, ragazzi. Cosa siamo? Cosa siamo, pazzo, ragazzi? Sei un pazzo scatenato. Oh, è vero, Benji ha detto 2-1 prima della partita. Benji, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Diamo a Cesare di Benji quel che è di Benji. Bene. Commento veloce, signor Max. Lei, parta lei con la sua massima esperienza. No, dico... Non era una partita fondamentale, più fondamentale per l'umore, più che adesso tutto in ballo. La squadra mi è piaciuta a tratti, si è accesa e spenta più volte. Non mi piace, naturalmente, non mi sono piaciute le sostituzioni nel finale e soprattutto in questo caso ti sei abbassato troppo e hai rimesso comunque in partita una Cremonese che comunque secondo me dopo il 2-1 dovevi ammazzarla. Sbagliati i cambi, però diamo anche merito di aver insistito magari questa volta su Gagliardini, visto che lo critichiamo tanto. Velocemente, poi domani facciamo le pagelle, per me è migliore in campo, insieme a Lautaro Martinez. No, sono d'accordo su Gagliardini, perché Gagliardini è anche per me uno dei migliori in campo. Poi partiamo sempre, ciao Binco, partiamo sempre prevenuti, molte volte su Gagliardini o per primo, però oggi c'è da dire che ha fatto una bella partita, secondo me. Poi negli ultimi 15-20 minuti la gestione di Inzaghi è stata da horror. Ci siamo abbassati, non puoi togliere Lautaro Martinez e mettere due persone che al momento non ci sono con la testa. Comunque sia Correa che Lukaku hanno dimostrato per l'ennesima volta di non esserci con la testa. Potevi togliere Dzeko, anzi Dzeko doveva essere tolto, ma decidi di mettere solamente uno tra Lukaku e Correa. Metti in campo il meno peggio. Poi in questo momento non so chi è il meno peggio tra i due, questo lo devi decidere tu, ma non puoi metterli insieme in campo. Ma Leo, così chiudiamo. No, io non so, vabbè, per nulla soddisfatto, ma ero arrabbiatissimo prima e lo sono adesso. Ringraziamo che ci abbiamo il numero 10 davanti. Ragazzi, poi domani parliamo di Lautaro Martinez, ma clamoroso Lautaro Martinez, davvero è tornato dal mondiale con una forza, ma soprattutto mentale, devastante. Cioè, da gennaio, dalla partita contro il Napoli, non ha sbagliato neanche una partita e l'Inter comunque sta avendo tantissime difficoltà, e quindi non è che lui si sta esaltando in una squadra che sta andando bene, no, lui si sta esaltando in una squadra che ha tante difficoltà. Clamoroso, ragazzi. Allora, ci vediamo, quando ci vediamo? Domani sera il club, mi raccomando, il club, ci sarà anche Pati, ci sarà Fra, dalle 21:30 pagelle di Inter. Domani sera chi gioca, solo per chiudere? Non ho idea qual è la partita di domani sera. Lo dico subito. Grazie, ringraziamo Raf per il ride. Purtroppo siamo in chiusura anche noi. Tra cambieremo sicuramente la prossima volta, anche se siamo in chiusura. Hai visto, Leo, che partita c'è domani sera? Sì, Napoli-Roma. Seguiremo il secondo tempo di Napoli-Roma. Perfetto. Ciao Gino, grandissimo Gino, e salutiamo tutti i ragazzi che hanno seguito con noi la partita. Gino ci dice schönen Abend für alle, che vuol dire buona serata a tutti. Grande, Madonna, Gino, che tedesco che c'ha lì, ce l'ha. Ti vogliamo bene. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.